con l'aggiunta dello special guest del polpo arrabbiato, io direi di iniziare a spiegare. Schermo intero. Giovane, ma perché mi devi far perdere tempo? Ah, va bene. Perché lui è imbecille. Bene, direi sì. Direi, ovviamente per info, sto giocando, se ce la faccio, non distruggere niente, sto giocando col joypad. Quindi direi che in realtà inizierei e vi spiegherò mentre creo il personaggio, le mie orecchie ovviamente, come sempre. E cosa andremo a fare? Frequenza. Sì, lasciami 60 Hz, dai. Allora. Nome, lo chiameremo. Allora, come lo possiamo chiamare? Fatemi un attimo pensare. Un nome furbo, un nome intelligente. Kevini. Bene. Faremo praticamente una run con questo speciale 1000 iscritti. Tra l'altro, nuovamente grazie, che siete sempre un casino adesso. Siete sempre, siete adesso un casino. Faremo appunto questa run di speciale 1000 iscritti, in cui è la prima vera live che faccio sul canale. E tutto questo, chiaramente, sarà una sorta di eccezione, ok? Non credo nel futuro ci saranno successive live, perlomeno nel futuro è imminente, però qualche speciale qua, qualche live si può fare. Andremo a giocare Dark Souls, iniziato e finito nella stessa live, quindi è una sorta di one shot di non so quanto impiegherò. Io ci conto di chiuderlo in 3 ore, poi non lo so se ce la farò. E chiaramente, per chi non conosce il titolo, anche se non credo siano in tantissimi ormai, i Dark Souls sono dei GDR action, per cui effettivamente hanno alzato all'uscita il livello di difficoltà di questa tipologia di titoli. Ciao, Mr. Ember, ciao. Chi lo conosce sa già che è molto complicato come titolo per chi non conosce il titolo, poi chiaramente con la pratica, con il continuo gioco, riesce anche a diventare mezzo pro. Io l'ho giocato per tante ore, conosco il titolo, confido nella mia bravura nel giocare il titolo, a chiudere il titolo in questa live. Quante volte ho detto titolo? Veramente tante. Quindi, io farò praticamente, sarà una live in cui utilizzerò tutte le mie conoscenze. Ora, signori, abbiate pazienza, io non sono un pro gamer di Dark Souls comunque, né tantomeno facciamo una sorta di bellissimo personaggio adatto a Kevini che mi piace. E né tantomeno effettivamente so effettivamente mi ricordo tutti gli skip. Devo finire di interrompermi perché mi dimentico che cazzo sto seguendo, che cazzo sto dicendo. Né tantomeno, dicevo, quindi farò degli skip che magari per molti saranno ovvi, per me magari io non ci gioco da una vita a Dark Souls, quindi abbiate pazienza. E cercheremo di portare a compimento questo titolo. Oh, grazie mille, Mr. Ember, veramente. Grazie, grazie, grazie. È un modo appunto per conoscerci anche questo. Quindi mi fa veramente piacere conoscere voi e chi mi segue da tantissimo tempo. Grazie. Non sarà chiaramente una run basata sulla storia, quindi non analizzerò nulla, non sono il sabaco di turno, quindi non ho nemmeno tutta questa esperienza per fare una roba del genere. Quando sei buio, Dark Souls, anche perché se io vedo così, immagino che su YouTube faccia veramente cagare. E infatti è veramente buio. Vai, uno si dà al massimo, so che si snatura un po', ma chi se ne frega. Quindi sarà una sorta di semi rush verso la fine del gioco. Rimanete fino alla fine, cercherò di morire il meno possibile. Cercheremo chiaramente di completare il gioco. Non faremo tutti i boss, non faremo tutte le aree, non prenderò tutti gli oggetti, men che meno. Ma appunto ci concentreremo su arrivare da Gwyn e buttarlo giù. Semplicemente quello è l'obiettivo della live, ok? Cercherò appunto di essere quanto più veloce possibile e allo stesso tempo si parlerà, dialogherà in chat, cercando anche di conoscermi e conoscervi. Quindi,
Fate tutte le domande che volete, siamo qui per qualsiasi cosa. Guarda in basso perché in basso la chat, se vi chiedete perché lo faccio. E sicuramente ho pensato che fosse il titolo più adatto perché appunto sempre cercando di ricordarmi come si gioca a Daxo. Benissimo, già iniziamo bene. Ma non ho preso, solo lo scudo. Perché ho preso solo lo scudo? Ah, perché la spada era più avanti. Non ci gioco da una vita, signori, capitemi. Benissimo, ho anche i tempi totalmente distrutti. Ho 30 anni, mister Nether, scusami. Ho 30 anni, sono molto triste di avere 30 anni. No, non è vero, dai. Va bene così, in realtà. Che poi, probabilmente nessuno lo sa, ma proprio nessuno, che in realtà ho iniziato a far video, come vedete, al canale da ottobre. Ma in reality, madonna ragazzi, che nulla di merda. In reality giro su Twitch e YouTube da un bel... E... dovresti morire in teoria. Ma perché siamo fatti? Bene, ora mi piace di più. Mid, in realtà. Sì, dai, dammi cazzo di oggettini. Muori! Giro da YouTube da un bel po', in realtà. Ma ho deciso di fare le cose seriamente dall'apertura di questo canale. Diciamo che erano vari test, varie robe. Per cui effettivamente non è... non l'ho mai presa sul serio, ecco. Adesso il percorso che sto facendo su YouTube è molto differente da quello che avevo fatto in precedenza, quindi datemi anche feedback su come va la live, perché comunque è la prima volta che faccio la live con dettagli così alti. Ah cazzo, non è Elden Ring che faccio con dettagli così alti, quindi datemi qualche feedback perché mi saranno molto utili. Non vorrei ci siano blocchi, buffering, perdita di qualità. Fatemi sapere. Non mi siete utili. Io vedo veramente buio. Cioè, non so se è normale che veda così buio. Potevo bere, effettivamente. Ma noi siamo molto sicuri che riusciremo a batterlo così velocemente. Il primo boss, e quindi... Più o meno. Ah! Questa è una dose di culo, non fa male a nessuno. Madonna ragazzi, che schifo, cioè. Devo riprenderci tantissimo la mano, Qui è tosta così, Ti vede bene, grazie mille. Un video su Brawl Stars che conosco. Potrebbe fare un provato. Non sarebbe male. Madonna signori, mi serve veramente il ripasso totale. Io ho in mente la fluidità di Elden Ring in questo momento, perché è l'ultimo Souls-like barra From Software che ho giocato. E i tempi di schivata e tutto sono molto 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 differenti rispetto a quello a cui sono abituato, quindi devo fare molta attenzione. Pensavo di ricordarmelo un po' meglio il gioco. Bene, cominciamo a fare figure di merda. E senza troppi indugi, fatemi pensare adesso ai giri da fare. Io potevo effettivamente farmi una mappa prima di iniziare la live per rendere il tutto più veloce. Ma fatemi pensare un attimo. Ovviamente non ho preparato un cazzo. I giri più veloci da fare per arrivare al nostro obiettivo. Rapid, rapid, fast, fast, go, 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 motherfuck. Ok. Ce l'ho. Chiaramente ci sarà anche una bella e sana dose di rush, signori. Il gioco, tra l'altro, è giocato totalmente offline. Non voglio rotture di maroni con l'online di gente che invade, sta lì a spaccarmi le uova. Quindi non ci saranno invasioni, non ci saranno evocazioni di PG, anche se non so quando sia popolato ormai Dark Souls Remastered, in realtà. Però non ci sarà nulla di tutto ciò, ok? Ma non mi ricordavo che sta nebbia sparisse. Ah, perché... vabbè. No, vero! Cazzo, da quanto non ci gioco! Abbiamo cifalò anche quelli che in realtà non ci servono più di tanto, ma perché...
Io non confido di riuscire a fare tutto senza problemi, quindi... Aspetta che torno, sono un attimo concentrato. E ti rispondo! Minchia, ragazzi. Si chiudere qui è proprio da imbecilli totale. Ale! Bene, 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 bene. Dai, dai, dai. Fast, fast, fast. Io non ho livellato, ecco perché sono così messo male. Me le merito tutte ste botte, ma proprio tutte, tutte, tutte. Appena ho il punto safe, che dovrebbe essere fra qualche minuto, leggo, recupero. Perché non si è attivato? Sì, sono un po' scarsetto diventato, ero molto molto più forte una volta. No, va bene. La telecamera scatta un pochetto? Ok, non so perché. Perché ho deciso di fare un canale? Ma questa è una bella domanda in realtà. Chiaramente il canale è improntato sul gaming, le mie passioni sono sempre stati i videogiochi, mi è sempre piaciuto condividere la passione e parlarne con altri. Il canale YouTube probabilmente è il modo migliore per fare sta cosa, per non parlarne solo con gente che conosci, ecco. Mettiamola così. Togliti! Oh, io perché non... Ah, non sto livellando perché ho perso le anime. Perché beve così piano? Veramente la bevuta della Essus era così piano? Oh, giovani! Oh, salve, signor Vincenzo, salve! Dov'era, qua? No, era so, madonna, ragazzi, mi ricordo un cazzo. Voi siete in fila giù, vero? Sì, sì, sì. Sono in fila, palpitanti di infilzarmi. No, no, no! Bene. Bravo, da proprio. It's a party time! Aspetta, aspetta, aspetta. Bene. Non ho manco visto cosa mi ha dato, ma mi fido. Aspetta, che vuoi là sopra? Non so se farla safe o buttarmi sotto e provare ad uccidere normalmente il demone toro. Non mi pare il caso. Balestrieri, non mi pare il caso. Ah, visto che siamo diventati bravi ora. Così, dopo la prima morte fatta in modo brutale. Sì, ho giocato a Fortnite. Ci ho giocato tra l'altro proprio i primi tempi in cui è uscito. E diciamo che in generale non sono un grande amante dei PvP. Devo però ricordarmi come si affronta ora il demone d'oro, eh. Eh sì, signori, eh sì. Eh sì. Non vedo. Ah, ok, ha fatto lo scattino senza senso. Non ho digno. Quindi, scusate, mi riprendo. Mi perdo facilmente. Anche nei video mi perdo, ma non lo vedete perché ci sono i tagli. Io mi perdo facilmente nei discorsi. Sì, ho giocato a Fortnite. L'ho giocato proprio agli inizi, primi tempi, dove ancora era simpatico. Adesso sono diventate tante robe strane. E no, difficilmente lo porterò sul canale. Poi... mai dire mai. Sembra in un provato, in una one shot, potrebbe uscire fuori. Tra l'altro, ricordo che io ero uno di quelli, non giocherò mai a Minecraft. In realtà l'ho rivalutato e adesso ha un senso, diciamo. Diciamo che ci sto trovando la quadra e mi sta veramente appassionando quando ci gioco. Quindi, perché no, in futuro. Bene, io ora devo fare una cosa molto 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 importante. Se era la mia nuova cornice del personaggio. Allora, non so se voglio evocare degli NPC. Mentre penso se dover fare sta cosa o no, mi sblocco Solaire, ok? E poi voglio sentire il grosso incandescent, se no... Cioè no, se non è un Dark Souls senza il grosso incandescent, capitemi. Oh, the sun is a one. If only I could be so grossly incandescent. Bene, ora possiamo giocare. Il mio cantante preferito. Non credo di avere un cantante preferito. Seguo un po' di genere, in realtà un po' a caso.
piace molto il rock, mi piace molto anche la musica classica, mi piace... Seguo un po' di tutto in realtà, non ho un cantante preferito, più band, rock o quant'altro. Allora, prima di andare avanti... ma non ricordo, perché io voglio fare una cosa che mi velocizzerà di molto la run, ma non ricordo che statistiche ha la spada. Prenderemo la spada del drago e ci faciliterà di molto la parte iniziale. Come ho detto all'inizio della live, non ci sono challenge, non c'è nulla, troverò semplicemente la strada più veloce per arrivare da Gwyn. E sicuramente questa è la strada più veloce per arrivare da Gwyn. Quindi, dove erano gli oggetti? Ah, qui. Vai, 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 ci proviamo. Ancora lui di velocità. No. No, non sono riuscito a prenderla. Che m'ha fregato? Sono due colpi di ascia. Non credo l'abbiano fissato. Cioè, ok che non ci gioco da tanto, ma... cioè, fissare una cosa del genere mi sembra veramente assurda. Ci riprovo, eh. Abbiamo tre resine dorate. E ci riprova. Vediamo, eh. Vediamo di riuscirci sul giro. Tanto vorrei pure recuperare le anime, che schifo non mi farebbe, devo dire. Bene. Non so perché non ce l'ho fatta. Dai, giovane, non ho tutto il pomeriggio però, eh. Su. Ma che faccia di minchia, tra l'altro. Ci sei? Ce la fai? Oh. Dai. Se lo rifà, ragazzi, non... ah, ok. Siamo semplicemente stati molto sfigati. Non mi serve la Claymore! No, mi... ce la faccio, ce la faccio. Bene. Aspetta, aspetta, aspetta. Non fare cose, non fare cose. Okay. Bene, 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 bene. Ciao, ciao, Mr. Member, ciao. Allora... la spada del drago. Signori, io veramente... ah, la possiamo già equipaggiare, che è un bene. Ah, se dice a forza, dice a destrezza. Ce li abbiamo già, quindi. Perfetto, perfetto, perfetto. Portiamo su vitalità a motore e poi stamina. Ottimo! E abbiamo la nostra spadina. Tutti quelli che fanno le challenge, i pro di Dark Souls, mi diranno... non siete fighi, siete inutili. Bene. Perché sto usando la spada del drago leggera, no? E ora... ah, buongiorno. Potremmo anche fare qualche animetta in più con il nostro Cavalier Knight. Salve! Morirò malissimo, ma chi se ne frega. Cucù. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, no? Aspetta, aspetta, aspetta. No. Ha! Vabbè, 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 dai, facciamo molto male. L'agnello, qua siamo vegani. No, non è vero, non l'abbiamo fatto, semplicemente. Dammi qualche... pezzo di danite. 800? Mi ricordavo 3000, tipo, no, 800. Vabbè, ma allora abbastanza inutile, perdonati. Qual era il senso di sta roba? Ok. Direi di andare tranquillamente di qua. Ancora lui? Con lo shortcut della Madonna? Mamma mia! E skippa tutto? Ancora lui che skippa il mondo? Ma siamo da quelli? O no? Siamo da quelli? No, veloci, veloci, no. Sì, 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 mi prendono. Ora lui?
I dribbling pazzi. Attenzione. Oh, mamma mia. La schivata della super. Madonna. Voglio la fiaschetta Estus. In plus. No, 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 no. Finisce male, finisce male. Pilastro di merda. Ora lui le schivate. Mamma mia. Mamma mia. Molto Super Mario sta fase. Bene. Siamo bravi, siamo bravi. Dai, dai, su, 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 su. Ting, 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 ting. Ma perché? Ma com'è possibile? Da quando voi arrivate qui? Quando è successa sta cosa che vi hanno fatto scendere? Scusatemi. Quando è successa sta cosa? In teoria quello è un punto safe, non possono scendere. Signori, ma che cazzo? Ma veramente la remastered è cambiata così tanto? Ci ho giocato la remastered, non tanto come Dark Souls l'originale, ma ci ho giocato. Io tutte ste roba, onestamente, non me le ricordo. A cotoletta mi stavo facendo, ho notato. E... Super cheat. Dove cazzo stiamo andando di qua? Fatemi un attimo pensare. Allora, mi serve quell'ana e gargoyle. Ah, ok, io ho skippato i gargoyle, ora che ci penso. Andiamo a fare i gargoyle prima. Poi andiamo a fare quell'ana. Cazzo, veramente un vuoto totale di quello che si deve fare. Ma a me sta cosa creerà grossi problemi nel finire tutto il gioco oggi. Cioè... Va bene, dai, dai, ce la faccio, ce la faccio. Sono molto confidente in tutto ciò. Ma non ci siamo seduti? Mi sa di no. Salve. Io non voglio disturbarla, eh. Lei rimanga pure lì. Non le voglio dire assolutamente nulla. Salve. Hitbox un po' strane, eh? Che c'è dietro? Signori, ma come cazzo è possibile? Ma non ci passi! Ok, qui finisce molto male se non mi sbrigo. Toglietevi, toglietevi! Sei morto, non hai più fisicità! Toglietevi, ma porco! Allora. Allora. Cazzo, mi ero seduto al falò. Perché quello lo trovavo che passeggiava lì? Ma che sta succedendo in sto Dark Souls? Ma mi si è rotto tutto! Cioè, chi conosce il titolo sa che sta cosa è impossibile comunque, eh? Se mi siedo dovresti prendere la tua posizione originale, come adesso. Ok, andiamo un po' più cauti, eh? Anche perché non siamo così forti da fare ste robe in realtà. Quindi andiamo cauti. E con molta calma e pazienza arriviamo all'obiettivo. Salve. Complimenti. Con quel sarcofago davanti. Dammi la titanite, grazie. Che feels, eh. Che bei momenti. Quando proprio non si conosceva il titolo ed eri lì a sclerare male. Io non ho sbloccato lo shortcut, ma lo sblocchiamo dopo. Togli. Venite qua, vai, a uno a uno, pian pianino. E qua assaggio tutti. Non abbiamo fretta. Cioè, in realtà sì, che chiudere tutto il gioco entro oggi devo avere fretta, però... No! Vabbè, vai. E via. Quando è cringe fare sta cosa, cioè... C'è ancora gente qua, vero? Guarda su. Ma davvero? Mi faccio vedere? No? Cucù? Ma hanno pure colpito, cioè ce l'hanno fatta. Mago, ma lei... Ma lei da quanto si sposta? Ma aiuto? Ma che cazzo è? Ma non conosco più i comportamenti dei mostri.
Ma stai scherzando? È rimasto lì. Ah, ancora balla. Credo. È arrivato? Bene, è arrivato il momento. Oh! E chi è sto parto? Questo parto, signori! Una volta trappolone, ora un po' meno in realtà. Andiamo a prenderci l'anello più forte del gioco dopo, dopo aver fatto i gargoyle. Facendo sta... Ah, mi piaceri pure te, è vero. Vediamo se ce la faccio. Vediamo che non ce la faccio. Sì. Non ce la faccio. Tutto ciò è molto molto crudele e molto cattivo, devo dire, eh. Non so se avete capito, ma io sta roba gliel'ho finita a fare veramente poche volte. Scudo davanti e a fondo, perché sennò l'avrei ucciso. Tosta, finirlo tutto entro oggi, mi sa. Una live di 10 ore, altro che 3 ore, pensate. Mi sto perdendo però, datemi, devo prenderci un attimo la mano. Se ci riprendo la mano sono abbastanza certo che poi vado più spedito. Salve. Dai. In teoria loro erano buffati, adesso dovrebbero fare molto meno male. Anche perché lo stregone non respawna, ricordiamo. Per gli amici che ci seguono sempre, che non sanno cos'è dato. Ma tu perché? Ma basta, ma ti stanchi. Ci tengo a te. In fondo eri una brava persona, ne sono certo. Allora, tu pezzo di merda. È easy. Perché ci siamo persi? Bene. Scudo, cioè la cosa più inutile che mi poteva dare me l'ha data. Dai, così qua non ci torniamo più. Salve. Lei è veramente una brava persona. Io ho la mia chiavetta universale. Grandissimo, sì, sono figo. Bene. Andiamo avanti. Come tutte scuse. Come sono scarso? No, come sono scarso? Ah, aspetta, mi vado a prendere. Ma che cazzo mi sei? Prendiamo avanti, dai. Potevo prendere l'oggettino lì, mi pare che è un'anima. Allora, non evocherò, punto, ho deciso, cioè che questa scelta con l'Onstein e Smog la pagherò veramente cara, ma non evocherò e mi farò tutto totalmente in solitaria, dai, mettiamo un po' di sfida, anche perché, cioè, finire tutto il gioco in un'unica live non è abbastanza. Se non sei abbastanza masochista, che bello c'è. Gargollo, I'm here. It's a gargoyle time. Bene, non ho manco indovinato la schivata. Bene. Aspetta, voglio la coda. Vabbè. Coda. Ala. Stamina. È già arrivato al secondo. Oh, è stato più veloce del previsto sto giro, devo dire. Fuoco. Ma perché ce li ho tutti e due? Non ci dovevamo arrivare ad averli tutti e due. Aiuto! Perché è così lenta la bevuta? Aiuto! Ora lui! La schivata della Madonna! È mancatissimo il liscio! Attenzione! Vieni! Ora lui! Ora lui che lo osserva truttellando! Mancatissimo! Ho visto! No! It's an easy! Scambio di colpi! Colpi! Bene. Non con pochi problemi aggiungere. Elmo del gargoyle. Che bellino l'elmo del gargoyle. Sono pesante però di lo. Ok. Io voglio una mod in cui quando non ci sono nemici il personaggio corre più veloce.
Ditemi che esiste, ditemi che si può fare, ditemi qualcosa di bello. Una volta ogni tanto. Beh, ma quindi questo sarà il mio elmo alla Sabaku no Pure, là, eh? Noi facciamo Sabaku no Pure di patate, qua. Suoniamo la prima bell. Non so se è più veloce da qui attivare lo shortcut. No, non credo. Ma dov'è il mio osso di ritorno? Ah, eccolo. No, non è così. And do that. Io sono un coglione, devo prendere la pietra della maledizione per Sif, ma va bene. Cercheremo di non farci avvelenare. And do that. Madonna, guarda come parlo bene l'inglese. Do that. Andiamo. Andiamo. Andiamo a livellare sia la nostra amabilissima guardiana con le nostre fantastiche Estus. Siamo stanchi. Anche la stamina fa proprio cagare, signori. Vai, via. Ma perché sono pesante di nuovo? Ma prima trottoleggiavo. A caso? 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 Bene. Nope. Ma perché non si vede un ca... Ma perché è così buio, signori? Ma non è il massimo. Cioè, la live si vede meno buia, il che è grave. La luminosità è al massimo. C'è qualcosa che, boh, suoni, video, sangue, sottotitoli. Vabbè, non ci perdiamo oltre. Dapt. Cosa? I do that. Dapt. C'ho la chat un po' troppo piccola, dovrei avvicinarla. Probabilmente si vede, ma... No, forse no. Ma chi se ne... così magari la leggo. È in un cellulare, perché... Mi sono perso, ok. Sto pensando. Facciamola... Allora, c'è un'idea di quale sarà l'arma definitiva della run. Io perché sto facendo sta cosa, però, con 15.000 anime... Senza sedermi al palò. Perché capisco non perder tempo. Ah, così la prendiamo. Dove non batte il sole. Non mi serve quello. Non perdiamo tempo. Andiamo se... Cazzo, stavate aspettando. Torno alla posta. Non si vede. Thank you. Corvo, mi inseguono. Corvo. Uccello. Uccello nero. Mio YouTube, il corvo è un uccello nero, non vorrei. Non ha saltato. Volevo fare parkour, non è stato possibile. Bene, fatto questo. Chi c'è? Nessuno, bene. È arrivato il momento della prima proata. Che non si fa così. Ma così. Aspetta, aspetta, un po' più qua. Bravo. Bravo. Altro calcetto. Ah, all'Aki. Pip. 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 Eccoci qua. Ah, anello della protection. Beh, ah, ora vedo stamina abbastanza. E mi sa che ci possiamo pure vestire un po'. Eh sì. Me gusta. 2018 me gusta. E direi che ora abbiamo un personaggino niente male. Me ne frega un cazzo che non parli. Devi lavorare semplicemente. Il mio YouTube sempre in ambito di gioco. Bene. Fatemi pensare.
Ok, prima facciamo una cosa. In realtà facendo quella cosa mi salto lo shortcut dei fantasmi. Ma va bene, dai. Ok, ci sono. Ce l'ho. Ezio, no? Come cazzo ti chiamavi te? Passport? Hello. Ah, Petrus. Però Ezio tuo Passport secondo me era più bello. Defenestrato, sì, sì. Senza pietà con quel pezzo di merda, voglio dire. Non ha proprio senso desistere lui. Ok. Ora lui che scatta e va. Quindi cerchiamo di recuperare. Se abbiamo fortuna, ne dubito, ma ci proviamo. L'arma definitiva del gioco, che è probabilmente l'arma più forte del primo taxo, proprio a mani basse, sia per velocità sia per danni che fa. Però no, piace sto setup. Perché quando mi giro poi vengo di profi. Stupido appoggino del cellulare comprato a 2 euro in un negozio di gente che proviene dai paesi dell'est. Okay. Dai! Va bene. 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 Ah dai, così è più vicino. Anche perché il mouse non mi serve, quindi sti cazzi. Sì, dai, sediamoci, perché onestamente non c'ho la minima voglia di morire e rifarmi tutto il tragitto. Che per carità, hai le 5 Estus in più, ma anche no per... Ti dissociamo da cosa? Ho semplicemente descritto un oggetto da dove proviene. Ora non capisco che è, però... Capisco anche il grande Tikitoki che mi ha shadowbannato, non si sa per quale motivo, non c'è una spiegazione, non c'è manco un avviso, però... Non entriamo nel merito, ecco. Facciamo così. Ma ce l'ho ancora dietro davvero? Signori, ma davvero? Ma che cazzo è successo all'agro dei nemici? L'ultima volta che ho giocato. Cioè no, per carità, forse ci arrivavano. Merda, quella non riesco a prenderla arrivando da sopra. No, forse sì. Ma credo la mia mira di merda, sì, dai. Venite, scintillante 2, merda! Oh, se becchiamo l'arma veramente... Quella good, squisite, very good, è finita. Dai che pian piano l'equipaggiamento si delinea. Hi my good friends. Malissimo my good friends, malissimo. Ma, ti sei stordito, eh? Col mio peso incredibilmente pressante. Benissimo, direi veramente bene. Vieni qua, vieni qua. Grandissimo. Oh, non mi cadere, che poi ti fai male da qui. Aia, 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 pizzica. Mo arrivo. Ma tu guardi lì? Mica scemo. A lui che si rompe? A voi? A voi? Oh. Malissimo! Cambio di colpi! Molto equo, devo dire! Ella! Ora lui, ecco qui! E cade! Like a culo! Cosa serviva di statistiche però per prenderla? 32 a forza, 18 a destrezza. Perché il 32 a forza, ricordiamo, secondo la My Best Progeny of Ever, che culo di run comunque,
If you have 32 di forza, puoi chiaramente dimezzarla prendendola a due mani. Quindi il motivo per cui adesso non riesco a portarla è la destrezza che non arriva al punteggio ideale per utilizzare l'arma. Eccola per l'appunto. Sì, sì. No, il personaggio quando viene beccato gli viene un senso di felicità. Ecco, comunque strano. Ma tu sei ancora qui? Mamma mia, che pelo. C'ero quasi, molto quasi. Io voglio un disclaimer, però. Moderatori che non esistono nel mio canale, me lo mettete un disclaimer di qual è l'obiettivo della live? Faceva figo dirlo, moderatori, fate sta cosa. Non ho moderatori, quindi. Che bella coda! No, no! È una bella coda, ma lei non è bello. Io sto sbagliando tutto, signori. Sto sbagliando tutto e mi sto prolungando troppo la run. E ci sto pensando solo ora che sto facendo sta cosa. No! Ma abbiamo trovato solo quella, titanite scintillante? Ah no, ma non abbiamo le anime, non la titanite. Sì, sì, ciao. Ciao, 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 ciao. Ah, questo lo posso usare. Vero che se lo uso da qui. Allo? La posso portare a più 3. La lampada del Cavaliere Nero a più 3. It's very, very good. Ma non ci arrivo, mi sa, 2000, vero? No, ovviamente. Perché non abbiamo ancora manco un'anima di un boss che ci dà un bel boost con gli acquisti. Non ricordo se potevo vendere armi. Cazzo, non mi ricordo un cazzo. Perché sì? No. No, no. Ok. Allora facciamo un'altra cosa prima di... Ok. Olè. Vabbè, signori, con... Complimenti! Ma quanti cazzo di punti vita ho, tra l'altro? 7! Facciamo un'altra cosa a questo punto? Mi servirebbe... Quanto ho a destrezza, a proposito? 11! Minchia, devo fare 5 livelli a destrezza! 5 livelli sono tantini, 5 livelli non sono pochi. Andiamo a prenderci il nostro secondo anello definitivo di tutta la run. E non toccheremo più gli anelli poi. Quindi andiamo molto molto soft. Skin off skill based pop. Eila, eila. Beh, ci sto arrivando dal giro più sbagliato, secondo me, però vabbè, ormai ero qui. Sti cazzi. Signor Heibel. Signor Heibel. Allo? Oh, vero che eri qua? Sorpresa. Ok, qui ci vuole un po' di pazienza, Ricordiamoci che se ci becca, ci sciotta. Benissimo. Proprio backstab da maestro, devo dire, quello, Si può fare anche coi perri, però coi perri spesso mi frega. Quindi, e tra l'altro, ricordo così poco i movimenti e i timing di Dark Souls 1 che onestamente non mi azzardo manco a fargli in perri.
quindi va bene con la schivata, che è molto più easy. È un po' più lungo perché il parry fa, il backstab fa meno danno del parry, però vabbè, dai, lo si fa. Bravissimo. Quanto ti manca? Uno sputino o sei morto? Sei morto. Grandi. Ah, pure 3000 tra l'altro. It's a very good treasure for me. Madonna, questa è la run migliore credo che abbia mai fatto come culo. Ma già solo per la barra del cavaliere nero che parte via così. Cioè, ottimo. Io non mi ricordo se c'è qualche anima che magari mi può essere d'aiuto qui. Eccola. E se riuscisse ad attivare l'idra dovrebbe riuscire anche ad uccidermi qualcuno, senza magari farci ammazzare noi. Bravissimo. 200 anime però non ne vale minimamente la pena di rischiare. Quindi ce ne andiamo. Ma dove sto andando? Non è... Siamo in live da circa 40 minuti, credo, 45. Beh, ci stiamo costruendo il set, questa è una cosa che ti fa perdere un po' di tempo. Ora andiamo a fare tipo la velocità della luce Quelag. E direi che siamo già poi a Sam Fortress, che è appena volata per arrivare ad Anorlondo, E siamo più o meno a metà gioco. Anorlondo lo rusheremo abbastanza velocemente, direi. E siamo abbastanza in linea, no? Forse ho perso un po' di tempo all'inizio. Diciamo che quelle morti iniziali proprio nel borgo. Ma ragazzi, non gioco a Dark Souls veramente da una vita. Mi hanno un po' fregato, ecco, mi hanno fatto perdere un po' di tempo. Poi non ho manco comprato le ossa del ritorno. E tra l'altro io sto facendo un errore enorme, che non li sto nemmeno equipaggiando. Se mi trovo in situazioni di merda, diciamo che sono un bel aiuto. The Great Warrior of Titanite! Spara flash a your fulmine! Ok, direi che per ora questo possiamo fare. Bene. E forse qualche livello a destrezza riusciamo a buttarlo. Quanti sono questi? 1000 mi pare? Sì. Ok. E... Madonna, signori, veramente, siamo già così avanti? Ok, va bene. Quindi, adesso... Intanto, riesco ad essere un po' più pesantino? Sì. Quindi adesso si... Ti fa una cosa in realtà, che mi ruberà 5 minuti in più, ma va bene. Potenziamo un po' le fiaschette. Così poi, signori, cioè, si va di volata verso i boss, voglio dire. Si perde tempo nella parte iniziale, ma poi si vola. Avevo preso la Zweihänder, che era appunto il piano B, se non avessimo trovato la barra del Cavaliere Nero, ma vabbè, signori, cioè, run sculatissima e ci sta pure, in una run del genere, quindi sti cazzi e via. Sto pensando se c'era qualche anima decente che mi potesse aiutare, ma direi di no. Va bene, di super volata, quindi, dicevo... Ci andiamo a recuperare. Ma perché non salta? Ah, perché salta con B. Vero, è stato su Dark Souls 2 che hanno introdotto il salto con l'L3. E poi lo puoi pure modificare, credo. Se non ricordo male, si può modificare. Non devo uscire. Comandi. Salto. Aspetta un attimo. Allora, gentilmente. Or cortesi. Bene. Eccolo. Così. Esatto. Così è proprio come Dark Souls 2, che è veramente comodissimo. Il salto con B lo trovo di una scomodità impressionante. Ok.
Allora, così qui ci recuperiamo anche qualche anima al volo. Poi mi servirà. Bene. Una maledizioncina transitoria. Che fate? Ne privi? La prendiamo, no? Andiamo a recuperarci al volissimo, cercando di non cadere vittima atroce dei fantasmi. La nostra animetta è pescata a Estus. Era da qui? Da... non da qui? Cazzo, mi son perso, signori. Ah, era da lì. Non vedo veramente un cazzo, cioè... Ah, ok. Lo vedo veramente buio, signori. Ah, eccola. Non mi ricordavo. Ok. No, non mi sono seduto. Ah, cazzo. Mi spiace più che altro farvi vedere ste perdite di tempo, anche quando poi chi si recupererà la live, perché ho intenzione di non tagliare nulla, tranne proprio la parte iniziale in cui sistemo tutto per capire se funziona, eccetera. E mi dispiace perché poi è una bella perdita di tempo. E sai che hai ragione, che dovrei un attimo chiudere la luce. Bene, prendiamo l'ascensore e effettivamente facciamo sta roba. Io non vedo un cazzo, troppa luminosità. Ok, vediamo col buon consiglio di Hop16 LOL cosa... effettivamente vado a parerla nei luoghi più curvi per i coglioni. No, però io lo vedo ancora buio, è molto strano. Secondo me è tipo una roba, ma non credo abbia il ray tracing da quello remastered. Ma comunque, ok. Ok, scusatemi. Oh. Che è successo? Scusate, eh. Ah. Avevo chiuso per errore la chat e non capivo come riaprirla. Ok. Oh, ben ritornato. Bene, quindi continuiamo lo sforzo di prima. È stato fatto per questo. Io non mi sono ancora seduto, non so perché. Il rischio è Testus più 2, visto che adesso correremo più o meno verso la destinazione. Schifo, non ci fanno mai. Allora, ci dovremmo fare quell'ana con la spada leggera del drago. Speravo in realtà di farla con la alabarda del cavaliere nero, ma va bene comunque, non è un problema. E con le sue anime sicuramente riusciremo a fare i livelli per usare la alabarda del cavaliere nero. Oddio, sì, qualche boss, qualche rasciata, eccetera eccetera, però ricordo che la live comunque rimane sul canale, quindi si può recuperare quando volete. Quindi nessun problema. Ok, allora... eccolo qui, è la chiave universale, ci permette di fare sta roba. Non so se andare a prendere l'animozza dal drago. Non mi servirà in realtà, solo una perdita di tempo. E ora spero di ricordarmi come fare sta provata. Allora, c'era un modo per scendere alla velocità della luce che io sbagliavo fisso, quindi non lo farò. Sceglieremo un attimo il modo più safe per scendere. Mi sembra la cosa più normale da fare. No, io comunque vedo ancora buissimo. Ed è veramente strano perché live lo vedo meglio.
tutto ciò è strano. Probabilmente il monitor che accentua molti colori, ma va bene. Allora, scendiamo con molta calma. E io qui, tutta quanta da capo, non me la voglio fare manco per il cazzo. Che culo. No, 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 non mi toccare. Bene. Ai! Ma che cazzo, ma mi sono saliti 18 kg di insetto solo. 18 kg primi. Dov'era? Dov'era la strada qui? Help, help. Help! Oh, aspetta. Cazzo, non mi devo ricordare la luce della strada da qui. E... tapparella? Mia? Bene, ok. Maledetti loro. Whip. Bene. Whip. Siccome io mi rompo il cazzo a poi risalirmi tutta sta zona, e quindi col cazzo che me la risalgo, io non attivo falò. E invece noi procediamo da qui. Io però non ho manco un coso per il veleno. Ah! Perché noi siamo furbi. O meglio, furbuffi. Furbi, ma buffi. Mi ero distratto, ho visto un masso che mi arrivava addosso. Benissimo. Il veleno da solo uno è veramente una cretinata, fortunatamente, perché come vedete non è tutto sto gran pericolo. Arriviamo in quello che è probabilmente il mio boss preferito da affrontare, perché ha un pattern di attacchi che effettivamente lo rendono molto molto figo. Eccoci qui! Io non ho fatto e non ho preso una cosa molto importante, ora che ci penso. Poi lo prendiamo. Scusate, sono concentratissimo, perché questa è veramente tosta e stronza. Se non ci stai attento. È molto molto figo da affrontare. Bella apertura. L'altro colpicino io te lo do. Forse anche l'altro lo riesco a dartene. Sì sì. Ci piace, ci piace. Ok, mi stacco un attimo dalla chat, eh. Laterale, minchia, m'ha preso. Ho fatto le zambate, pensavo stesse facendo l'esplosione. Ancora lui che fa il coniglio. Sei un coniglio molto brutto, devo dire. Vieni qua, che lì c'è lava. Vabbè, dai, non dovrebbe essere pericoloso. Bella apertura. Addirittura l'ho stannata. A complimenti. Dov'è, oi? Buona, buona la prima, buona la prima, buona la prima. Buona la prima. Anima del kit è no! Del kit è vivo. Ma kit è vivo credo sia una cosa brutta pure. Non devo finirla di usare i termini napoletani, non è molto carino. Bene. E via Quelag. Ora, fasto, 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 fasto. Ma prima facciamo una cosa faiga. Mi ero perso il messaggio dello schermo del tuo PC come messo. In che senso, pardon? Sì, probabilmente potrei un attimo aumentare la luminosità dello schermo del PC. Potrei fare qualcosa. Ciao! Togliti al cazzo. Ascoltami, io non ho tempo da perdere, quindi abbi pazienza, muori e togliti ai coglioni.
Ne uno vivo. Due. Su. Ok. Ciao. Non parla sta stronza. Non ho anime della guardiana. Ma ora sì. Ciao. Anima della guardiana. Minchia, 5000 anime. Dai, ma come lo ricordavo, però. Ah, la luminosità dello schermo. In realtà nei luoghi luminosi va pure bene. Se non è proprio la questione di colori. Ma è proprio nei posti bui, ecco, dove c'è sto cambio di luce che si sputtana. Vabbè, non è importante. Dai, chi se ne frega, è arrivato a un certo punto. Va bene così. So che la strada ovviamente non è questa. Non sapevo giocarsi a Dark Souls, ma in realtà è la prima live, è la prima partita che porto sul canale di Dark Souls. Sì, beh, è stato uno dei giochi in cui ci ho perso le ore. Probabilmente è stato uno anche dei miei preferiti di sempre, in un determinato periodo di tempo. E sì, sì, ci gioco da tanto. Ho giocato tutti e tre i Dark Souls, ho giocato Elden Ring, ho giocato Sekiro, che è l'unico che non ho finito. E diciamo che Dark Souls 1 e 2 li conosco abbastanza bene da poterci fare anche delle run fighe su YouTube. È letteralmente il tuo gioco preferito. Lo è stato anche il mio per tanti anni. Non so se effettivamente qualcosa l'abbia soppiantato. Diciamo che forse l'amichetto Bloodborne è una bella... è una bella sfida. Probabilmente il miglior titolo From Bloodborne, eh. Quando è stanoce tramonta il sol. Me l'ho perso il demone. Pensavo fosse io. Ho detto, dove cazzo è il demone? Mon amour. Grande uomo. Lo so. Sono tutto io. Sono tutto io, Raffaele. Salve. Ma la faccia di sto coso, io non... Ah, è questa qua la faccia, vero? Quanti occhi belli. Ma mi viene una bella cura facciale, là. Cosa si fanno? Le skincare. Lo conosce a memoria perché ci giochi da anni. Beh, sì. Tu fai il tuo fuoco ora, vero? Non mi prenderei mai Xen. E non mi prenderei mai Xen, che ripeto spesso. È una citazione di Grosso Guaio a Chinatown con Kurt Russell. Guardate. Salutiamo lo sponsor di oggi, Grosso Guaio a Chinatown. Ok. Un po' di skin care. Hai trovato Vegeta nel nuovo di Dragon Ball. L'hai pesato? Importante, eh. Van pesati, se no. Vanno assolutamente pesati. Bene, dopo averci fatto sta maratona, ora aspettiamo un attimo che arriva. Grandissimo. Tie e tie. Victory is mine. Un bellissimo osso del ritorno e le nostre bellissime 40.000 anime. 20.000. Ah, forse 40.000 era quando arrivavo, perché ho sempre fatto quella che per il demone del fuoco, quindi. Ah, non l'hai pesato, quindi però ti è andata di culo, dai, direi, Raffaele. Poteva andare molto peggio. Bene. Ah, è forza più uno, mi sa. La metà della forza più... Ah, 18 destrezza. Madonna, quindi... No, perché infatti mi ricordavo a due mani... No, forse forza più uno. Così dovremmo farcela, in teoria. Ho detto una cazzata prima. Quanto cazzo di forza serve per usarla? Forse 1,5, era? E a questo arrivo, giovane.
Forse 24 a forza per usarla. Sì. Sì, sì. Sì, lo so che hai preso tutto di Miraculous e hai trovato Lady Noir, vabbè. La mia arma preferita sul Dark Souls, nel senso come movimento, come moveset o come forza. Come forza è obiettivamente questa, ok? Io ho amato tantissimo perché ce l'ho avuto tantissimo tempo, proprio le prime volte in cui usavo il Dark Souls, ed è, mi è rimasta nel cuore lo spadone del drago, quella che si ottiene tagliando la coda al drago pacifico. Nel patto del drago. Non possiamo ancora usarla e questo diventa un bel problema. Però non dovrebbe essere così grosso in realtà. Nel frattempo abbiamo preso questa armatura che è bellissima, straleggera e stra OP. Tipo i pantaloni, mi ricordo, sono una delle cose più forti del gioco. Ottimo. L'elmo. Oddio. Sarà pure il nostro simbolo della run, ma anche chi se ne frega. Beh, sì, 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 per ora direi sì. Forse questi sono un po' meglio. L'armatura no. E forse l'elmo è un po' meglio. Ce l'abbiamo comunque, ce l'abbiamo comunque, quindi sti cazzi. Ottimo! Come fai a saperlo? Io spio tutti, so tutto di tutti. Ciao! Mi sei inutile in questo momento, quindi non mi pare il caso di venire da te. Direi di andare a Sand Fortress? No, devo recuperare una roba prima, che era la cosa più importante che mi sono dimenticato. Una delle cose più importanti che mi sono dimenticato di prendere. E cioè lo scudo cimiero ondulato. Perché quel buff alla stamina fa enormemente la differenza. Eh sì, mi piace fare quello che hai scritto. Questi trappolozzi per il van sono cattivi, eh. Bene. Sto pensando, potremmo prendere le anime della farfalla della luna? Ma quanto cazzo c'ho di forza? Mi servirebbero 4 livelli. E quanto ci vuole per livellare? Devo sedermi a un falò per vederlo. In realtà lo facciamo subito, perché honestly 6.000. 6.000, mi servono... La falla della luna ne dà 12.000, se non ricordo male. Non andiamo da nessuna parte, in realtà. Va bene, va bene, va bene. Facciamo così, recuperiamo lo scudo. Woohoo! E... sì, recuperiamo lo scudo e facciamo Sand Fortress in realtà. Non, direi di non perdere tempo più di tanto. Mi piacerebbe avere un po' di stamina in più, però va bene così, dai. Anche perché io devo dare 4 livelli a forza, quindi... ma dai, ce la facciamo. Ma sì, se o ci faccio il giro dietro dal... o ci faccio il giro dietro dall'idra, che non sono minimamente in grado di affrontarla in questo momento, non perlomeno in modo facile e veloce, o devo pagare per il patto di Artorias. Non mi conviene spendere quelle anime. Quindi in realtà andiamo abbastanza tranquilli, dai. Tanto mi devo fare solo la fortezza di Sen, il gigante di ferro e... abbiamo finito. Questa è stata la mia dimenticanza, sto oggetto, eh. L'ho passato prima. Dovremmo essere sempre in fast roll. Benissimo. Lo so che è leader scarso. Il problema è che se ti becca con un colpo ti massacra. No, ma andiamo molto lisci. Andiamo molto lisci. Non vorrei perdere tempo a fare leader, ecco. Andiamo dritti dritti da Sand Fortress. E... gigante di ferro che tanto colpisci, 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 cade e va giù. E... se a volte si fa lasciando, non devi fare altro. Quindi a posto così. Non... Sand Fortress non mi spaventa minimamente, in realtà. Non ho proprio nessun timore a farla.
dovrei passarla abbastanza liscia, ecco. Imbecile. Avevo sbagliato lato, cazzo, me l'ho dimenticato. Salve. Acquodoletta. Anello del serpente ci serve? Credo in realtà. No, non ci serve. Andiamo fastly. Cazzo, però all'impatto non mi ricordo che strada fare. Devo un attimo rivederla. Cazzo. No, cazzo, ho sbagliato lato. Ci tocca fare il giro largo. Me la ricordo poco però. Questo potrebbe essere un problema. Il Mimic non mi ricordo quante anime dava. Ma te stai scherzando? Oh, che cazzo. Pensavo avesse molta meno resistenza, onestamente. Cucù. Volevi. Che cazzo? Ah, mi sono girato. Ce la posso fare a prendere quel cazzo di ascensore? Dai, non rompere i maroni. Vabbè, mai rotto il cazzo. Oddio, perché non ricordo se da tutte anime decendi. Bravissimo con quel calcio. Speravo molto meglio. Ho sbagliato a fare il giro, potevo fare il giro corto. Mi sono buttato la colonna prima. Oh, giovani. Ci gioco veramente da un fottio di tempo. E mi pare da sto lato l'uscita. Anche perché se sbagli mi schiaccia. Esatto. Bene. Dovrebbe essere di qua, sì. Ok. Porticina. Porticina, porticina, porticina. Ok. Bene, bene, bene. Tu togliti dal cazzo. Oh, Gesù. Ma veramente pochi danni. Fortress praticamente finita. Non ho molta paura del gigante di ferro. Non sbloccherò il falò. Dovrei andare abbastanza tranquillo anche con lui. Anche se l'arma non è fortissima, ma non dovrei avere grossi problemi. Ecco, mettiamola così. Ok. Lo shortcut magari. No. Ed è proprio una chiave? Ah, se pensavo la chiave universale la aprisse. L'ennesima cosa che mi ricordo male. È morto qualcuno. Oh, che dispiacere. Condoglianze alla famiglia. RIP. Ci dispiace tanto però. Questi cazzi. Ehi, non è resistente, scusa. Molto poco direi. Ottimo. Gigante che lancia i massi, se no rompe il cazzo. Oddio, lui è lungo. Tunnel. Quanta vita hai ancora? Ah, vabbè, dai, no. Non hai fatto comunque il tuo super attacco della Madonna caricato. Mi fa molto, molto piacere. Minchia, 3000 di... 3000 anime, dai, via, però. It's so cool.
che siamo quasi ad Anorlondo in un'ora e mezza. Oddio, no, un'ora e un quarto di gioco. It's a really compliment. Minchia, con lo spadino qua, stuzzicadente. Sarà bella lunga, eh. Penso di non aver mai fatto il gigante di ferro con sta spada di merda. Però stai andando in un posto un po' del cazzo, Preso. Vabbè. Vai tutti sti danni, Pensavo molto peggio, devo dire. Sono vivo? Sono vivo. Qual era la gamba questa qua? Sì, giovane, ma sei al centro. Vieni qua, che lì non cadi. Lì diventa un po' complicata poi. Vieni, ok, fermati lì. Posterella con quest'arma, Mi butti giù? No. Ok, è un grosso problema la spada leggera del drago arriva da questo punto, Speravo resistesse molto meno. Così è veramente un enorme problema, ok? Magari stavolta facciamo meno gli splendidi e prendiamo il falò, vai. Anche perché c'ho 8.000 anime, c'ho un livellino lì. Non ce li ho più 8.000 anime, manco il livellino. Prendo l'acqua. Devo un attimo ricomporre. Ok. Non demordiamo. Più che altro mi frega se si muove. Io lo devo sempre tenere lì in quel ponticino lì di pietra. Perché se si muove è un casino. Sono stato un cretino a non prendere il falò. Beh, oddio. Il problema è che non affrontavo il golem di ferro con la spada leggera del drago. Probabilmente non l'ho mai affrontato in realtà, ecco. Sì, ho recuperato sto cazzo. La faccio? Ah, ma non dovrebbe più esserci la pietra in realtà. È stata girata. Sbaglio? Sì, sì, è stata girata. Ok. Ma chi l'hai... Gigante di merda. Va bene.
questo stuzzicadente qua, molto forte all'inizio per carità, ma ora è uno stuzzicadente, diventa un po' complicato. Sblocchiamo il falò, perché in realtà, allora, non credo di morirci nuovamente, ok? Però mai dire mai, cerchiamo di essere cauti. Che io rifarmi nuovamente Sam Fortress per la terza volta non c'ho proprio voglia. Madonna, fino a qui siete arrivati. Oh, ma che cazzo sta succedendo all'acroma? Sto andando. Ok. Retino. Ah, non mi fa neanche attivare. Ah. E non mi fa sedere quello stronzo, quindi. Signori, ma veramente mi sto perdendo con un serpentino di merda. Dai, su. Signori. Sto giocando bene, grazie. Sicuramente meglio di Minecraft, eh beh, sì. Diciamo che Dark Souls ci ho perso le ore, Minecraft. Quelle sono proprio le mie prime partite, quelle che state vedendo, quindi non era difficile far di meglio, ecco. Ok, allora, dai, ricomponiamoci, facciamo al volo quel cretino lì. Ho perso perché sono stato stupido. Cioè, quando lui fa la presa ti devi allontanare, devi un attimo leggerla. Più che altro impiega veramente in casino a cadere con la spada leggera del drago. Cioè, gli ho tolto tre quarti di vita. No, un quarto di vita, credo. Gli ho tolto un quarto di vita e ancora era lì che era tranquillo. Sgargiante, sgarzullo. Hello again! Andiamoci sull'altra. No, su questa qua mi congendo. Sulla sua destra. Vieni qua, però. No, il calcio non c'entrava niente. Cazzo, signori, c'è, capite? C'è. Ah! Impressionante. No, non l'ho presa! Oh, no, ma cade in un punto in cui non muore, secondo me. Dai. Impressionante. Non ho abbastanza danno per farlo cadere. Oh, sì. No. Non ho abbastanza danno per farlo. Cioè, me lo dovrò uccidere togliendomi tutta la vita. Ancora lui? Bevo. Non si sa mai. Il tunnel della morte! Quasi. Cioè, penso sono l'unico imbecille che si sta uccidendo il gigante di ferro togliendogli tutta la vita, ricordavo. Ah, beh, oddio, ormai vorrei proprio ucciderlo togliendogli tutta la vita, tra l'altro. Stamina, 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 via. Cioè, mi sono fatto il golem di ferro uccidendolo normalmente. Quanti cazzo di persone l'hanno fatto su un tubo, onestamente, signori? Quanti l'hanno ucciso così? Ah, avevi fatto
Quella con la spada di storia più uno, certo, col cazzo che la buttavi giù. Sì, sono un pro player di Dax. Come no? Ah, eccoci qui! A Milano? No! Al Duomo? Milano, bellissima attack! Andiamo giù ai navigli! Non era minimamente milanese quello, non sono conscio, mi scuso con tutti i milanesi che vedranno sta roba. And now arriva la parte più bella. Dovremmo già farcela, giusto? Dimmi di sì, signori. Vabbè, è finita, signori. Qui è veramente finita. Tu mi daresti l'anima della guardiana? Io quasi quasi. Madonna, signori, ma che danni della Madonna. No, no, non incantare, non ne vale la pena. Benissimo. Let's go. Oddio, ora c'ho la parte più odiata di Dark Souls di sempre. Il famosissimo cornicione. Non in fast, in Maidroll però. Vediamo. Buono. Full orlato nero. Alabarda e scudo, mi gusta tanto. Poi sicuramente potremo migliorare prendendo altri pezzi di equipaggiamento, ma di meglio mi viene soltanto l'armatura del Cavaliere Nero, probabilmente. Non mi viene molto altro in mente. Che recupereremo qui, tra l'altro, quindi. Poi servirà un bel po' di portare su stamina, ma ce la facciamo, dai. Io però devo uccidere quegli stronzi, perché sennò effettivamente diventano un problema il cornicione. Non ci ho pensato. No, no, non salite. Guardate quando sono io carino e gentile. Sono venuto direttamente a trovarvi. Ti erano buggati malissimo. Bene. Non voglio morire qui, ragazzi, ve ne prego. Non voglio morire. Vi regalo un bel premio sentimentale se non muoio qui e la faccio il primo tentativo. Ai. Coltellini di merda fanno malissimo. Ai. Ai. Backstab. Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Tutto bene. Niente premio sentimentale, mi spiace. Sì, quella del Cavaliere d'Argento, sì, scusami. Non quella del Cavaliere Nero. Mi rode sempre morire lì, perché c'è sempre qualcosa che hai sbagliato se muori lì, perché se tu la fai velocemente e giri nei punti giusti, eccetera, vai liscio, 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 liscio col cornicione. Se muori è perché hai sbagliato qualche passo, qualche cazzata, è veramente una rottura di maroni. C'è da dire, l'alabarda è veramente un casino lì. Mi ricordo che la spada leggera del drago è ancora la scelta migliore per fare il cornicione, quindi la facciamo così. E tra l'altro in questo modo posso anche attaccare con lo scudo, perché l'alabarda dobbiamo ancora portare altri 8 punti di forza su per attaccare ad una mano. Che non lo farò perché non mi serve in realtà. Credo sia l'unico vero punto in cui mi serve lo scudo. Poi farò tutto con le schivate, quindi sono livelli buttati, che butto su vitalità o stamina, onestamente. Questi qui togliamoceli subito dai maroni. Ai. Vedi che ora un po' il ritmo con le schivate l'ho preso. Sì, avrei bisogno di un po' di stamina in più. È quello che effettivamente mi manca in questo momento.
Che odio sto cornicione, ragazzi. Ah! Merda, però mi stannano, sono con zero equilibrio. Mi stannano ad ogni colpo. Cioè, sta armatura ha un'ottima difesa, ma ha veramente un equilibrio di merda. Vai, 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 vai. No? Volevo fare lo sgargiullo che volevo fare il Perry. Devo capire che non ho più i tempi in testa per fare ste robe. Minchia, avevamo 8000 anime. Ah, però. Addio. Bene. Ma è vivo? Ah, è finito su un cornicione laterale, mi sa. Ora è morto. Ma che cazzo? Ma in che senso? Vabbè, dai, non... Va benissimo. Dai che voglio fare un orlando alla velocità della luce e tornimelo dai coglioni. No, dove cazzo sto andando? Vediamo quanto danno facciamo al cattoi. Lui molto poco, io non ho visto. Ai. Madonna, tre colpi e butti giù il gargoyle, però tanta roba. C'è una labarda un po' più forte in questo momento. Di là, ok. Tu 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 tu. Try so hard and then so far. In the end, it doesn't succeed. I have to bop to lose a bop. In the end, I play with Dark Soul. Pa 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 pa. Ma che cazzo, ma hai fatto malissimo, stronzo. Po pa pa pa. Sì, Gwendolyn effettivamente non sarebbe una cattiva idea, ma non ho l'anello della magia nera. Dovrei uccidere Guinevere. Intanto mi devo fare Ornstein e Smog. Poi sì, non sarebbe una cattiva idea in realtà farla, ma sai cos'è? In realtà credo che quelle anime manco mi servono più. Anche perché ormai la build è fatta, eh. Cioè devo portare solo un po' più su stamina. Ma la build è finita. Che cazzo ho fatto? Madonna. Ti mancava il mondo Sanremo, lo faccio per te. Cos'è 1561 anime con i cavalieri de... Ma che cazzo sto leggendo? Ma davano 1561? Vabbè. Allo? Salut. Sentier. Picasso. You mira my best felicira. Allo. Allo. Sentier. Picasso. Pam pam pim piri piri. Na 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 na. Na 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 na. Preso presta in umano mai. Voglio voglio il set. Voglio, voglio, voglio il set. Intumo. Pinta ta 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 ta. Non è una buona idea. Non è una buona idea. Non è una buona idea. Non è per nulla una buona idea. Guarda lui che scriva tutto. Ribelle. Guarda lui. Attenzione. Lo aspetta. Ekmai. Il Perry con la lancia. Mamma mia. E poi non lo porta a compimento. Ma vabbè, non è che si può avere tutto alla vita, Bisogna anche scegliere un altro. Ma ragazzi, ma la lancia del cavaliere nero è qualcosa di veramente criminale. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ottimo, non so se andare a prendere l'armatura di Evil. Cos'è che la vado a prendere in realtà? E chi se ne... Ciao! Lo stanna pure, cioè... Madonna.
Alò? Armatura! Evil! Picasso! Zan, zan, zin, 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 zin. Dov'era il Mimic? Uno di sti forzi? Qual era? Aspetta. Catena, 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 catena. Catena cattiva. Grande l'occulto. Che poi sembra che dico stronzate. Sì, hai ragione, effettivamente, i perdi con Gwyn. Oddio, puoi sempre switchare con arma a due mani e via, eh. Un tuffo negli anni 90? Ah, la canzoncina. Non vanno mai. Fammi passare. Ancora lui? Ancora lui? Senza paura? Sale le scale? Senza preoccupazione? Però io sono un po' un cretino ora che ci penso. Io sto andando da Ornstein e Smog con 4 Estus, no? Perché no? Cominciamo a fare le cose serie però, eh? 4 Estus e 12 umanità! Dov'è? Di là, vero? No. Di là. Aspetta, voglio andare dal fabbro in realtà. Quando è la titanite scintillante? 8000, mi pare? Di quel figlio della merda? Che scarpinate infinite, che palle, signori. Cioè, è migliorato tanto, sono migliorati tanto i titoli From Software, sta roba, eh. Di scarpinate infinite di nulla. Devo dire. Non volevo, scusa. Non volevo disturbarti. Non so perché sto prendendo sto robo, ma va bene. Scusi. Ok. Salve. Questo gabellino. Ne servono 2, giusto? Sì. 8000. Dovrebbero essere. Quattro titaniti servi. Minchia, mi ricordavo 3 per il più 5. 4 titaniti. 8, 16, 24, 32. Forse con Ornstein e Smog ci dovremmo arrivare. Sì, dovrebbero dare 40.000, mi ricordo. Con Ornstein e Smog. Bene. We are ready for the best duo ever, Kit e Mort. Facciamo che te non ti dico niente perché mi stai sui neroni. Anzi, perché lasciarti vivo, scusami. Potrei anche uccidere. Perché non farlo da presto? No, è di là. Non ci perdiamo. Ancora lui! Oh, Gesù. Ed è veramente delle cattivissime persone, devo dire, eh? Allo? Vai, fai Dragon Ball. Ora lui con Dragon Ball. E là! Bravissimo. Madonna. Luminoso, ma come siamo carini. Devo dire che lei è veramente splendido, signor Smog. Minchia, la stavo facendo no hit, stavo per morire al primo colpo. Ho sbagliato proprio la schivata. Io faccio la zona safe perché mi rompo i maroni a rifarlo, signori. Molto safe, devo dire, giocare così. Complimenti, Riccardo, molto molto safe, devo dire. Veramente da pro. Devo stare sempre full con sto stronzo, tra l'altro, eh. Ciao. Purtroppo l'attacco non è velocissimo. Chiaro che il danno è qualcosa di senza senso, ok? Quindi sti cazzi dell'attacco.
che è un po' lentino, però cioè in confronto alle armi che fanno quel danno che non so manco se ne esistono, è tipo il doppio più veloce l'alabarda. No, 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 no. Stavolta ce l'ho fatta. Ora lui? Buona, 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 dai. Abbiamo rischiato due volte, ma buona, dai. Poteva andare nettamente peggio, direi. Ottima, ottima, ottima. Ah, 50.000. Ah, però. Aspetta però che voglio potenziare l'alabarda al massimo. Qui si fanno le cose belline. Give me the fucking ricettacolo of Lordo. Allo? Oh. Sì, sì, minchino, son... Oh, anchienete. Vai! Poi. Si potrebbe fare Gwendolyn, effettivamente, beccarsi quelle 40.000 anime che schifo non fanno. Ma prima... No, direi che sono più vicino da qui per il fabbro, in realtà. Portiamoci la alabarda al massimo. Mi serve Gwendolyn, scusatemi, ma ha veramente senso farlo? No. In realtà no. No. Sto pensando proprio che non ha minimamente senso farlo. Anche perché non vorrei che lo prendo molto sotto gambe e poi in realtà mi frega malissimo, quindi ho effettivamente un po' di paura ad affrontarlo, perché non lo ricordo manco per il cazzo. Ricordo che è un continuo scappa, 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 schiva, eccetera, finché lo raggiungi e lo meni. E tra l'altro la barda si dovrebbe disciogliere letteralmente. Io dove cazzo sto andando? Si dovrebbe disciogliere. Però, boh, non ne trovo il senso, onestamente. Perderei del tempo. Sono anime gratis, è vero? Ma sì, dai, facciamolo, sti cazzi. Potenzio la barda e lo andiamo a fare. Qual è il modo più veloce per arrivarci? Dal cancello? Devo sbloccarlo. Sì. Credo. Beh, sì. Così è dal cancello. Così. Sono droppato. Oh, fanculo. Sì, sì, no, non lo ricordo complicato. Poi nulla di strano che ci muoio malissimo perché non me lo ricordo, appunto. Però... Bah, sì, dai. Tanto qui non ci dovremmo più tornare. Direi che Guinevere si può uccidere benissimo. Whip. Allora, me ne servono 4. Vabbè, benissimo. Direi che ci siamo. Andiamo a ucciderci. Porterei stamina almeno a 20, che mi pare il livellino. E poi, sì, forza a 32. Così proprio non te la togli più l'arma. Poi scala, mi pare, no? Starma a forza. No, scala a forza non lo faccio, sono onesto. Scala D. Vabbè. Non stai in smog. Risaliamo. Ci diamo Guinevere. Ai, pensavo di beccare il gradino, ho calcolato male. Ok, questi tanto spariscono una volta che uccido Guinevere, quindi... Ma che? Ma perché c'è un pezzo... Ah, è un pezzo di pilastro che è arrivato lì, ma come? Ma gol, Smog, ma sei un grandissimo! Occhio che il Milan ti contatta, eh. Aspetta, 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 aspetta! Sì! Me gusta. Ah, stamina ce l'abbiamo già, Vendi. Sono veramente molto indeciso. Beh, oddio, il danno non aumenta di così poco in realtà, eh. Andiamo a 32. Con gli altri 40.000 ci dovrei arrivare. E poi vitalità, stamina, vitalità, stamina, vitalità, stamina.
Non ho un arco. Ma avrei dei pugnali in realtà, ma facciamo la figa. Ah, ok. Che cazzo? Da quando? Ah, sto falò rimane ancora attivo. Ok. Si spegne. Nessun falò in realtà si spegne. Però da qui ci arrivo facile, no? Portone principale, scendo e vado da Gwyndolin. Sì, dovrebbe essere la strada più veloce. Ci mancano ancora i 4 Lord. Ora, per carità, lasciando si va. Si arriva molto velocemente i 4 Lord, però. Chissà se. Ah, sì. Mi ero dimenticato che era così lunga l'animazione. No, ma dai! Ma signori! Mi segue? Bevo in faccia. Buono. Sì, si prende alle catacombe l'anello, ma devi scendere, tornarci, cioè... Io su Anorlondo non ci torno più così. L'ho proprio chiusa una volta fatto Gwyndolin. A quel punto. Non ha molto senso, ecco. Non mi conviene più di tanto. Qui doveva esserci la guardiana che abbiamo ucciso, quindi. Buono così. Allora, 4 Lord. Sith. Che è quello più lungo da raggiungere. Devo scendere ancora, mi sa, vero? Sì, devo scendere ancora. Sith. La culla del caos, che è bella lunga pure. Nito, che dovrebbe essere abbastanza veloce da raggiungere. Che mi sto ricordando? Dimenticando. Ah, i 4 Re. Dobbiamo fare Sif. Sì, anche loro sono abbastanza easy, dai. Scendiamo? Scendiamo, ok. Anche loro dovremmo andare abbastanza veloci. Sì, sono un po' più lunghi Sith e la culla del caos, però. È abbastanza navolata gli altri due. Dai, sì. Te la si fa, te la si fa. Ah, sto falò tra l'altro è acceso. Pensavo si spegnesse dopo che hai ucciso Gwyndolin, non mi ricordavo male. L'unico falò che si spegne è quello lì dove c'è la guardiana. Quello all'inizio, che l'abbiamo già disattivato non appena... siamo entrati nel... Siamo entrati da Norlondo e l'abbiamo ucciso. Allora, vediamo se mi ricordo come funzioni. Così sparisci. Più che altro poca stamina. Questo mi preoccupa per buttarlo giù. Madonna, ragazzi, me lo ricordo a stento sto tizio. Malissimo. Ok. Ma che cazzo? Sì, sì, vai, vai. Stamina! Sì! Ok. Benissimo. Ottimo. 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 Ok, ora portiamo su quello. Bene, 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 bene. Quanto abbiamo di forza? 510. Mi gusta. Allora, cominciamo. Santuario delle Gambe del Fuoco. Partiamo con... Credo che Nito sia quello più veloce easy, secondo me. Ma io vorrei anche vedere una cosa, tra l'altro, nel frattempo.
Ok. Dobbiamo portare su stamina a motore. Nito da qui. No, da qui vado sui quattro re. Oddio, Nito ha veramente tanta vita, però. Ah, però, beh, dai. Non dovrebbe essere complicatissimo. Non ho armi sacre, quindi volerò alle catacombe. Non ho tempo da perdere. Rush, rush, rush. Ok. Cazzo, l'Estus! Ormai siamo partiti. Siamo partiti e poi torniamo. Dai, tanto Nito dovrei scendere abbastanza velocemente se mi ricordo le scorciatoie giuste. Non me le ricordo, son cazzi. Ai, cretino. Pare il caso. Anche perché c'è così poca visibilità che ora devo andare a memoria e non ho molta memoria di sto luogo. Citazione del Signore degli Anelli. Ricordiamoci che i falò adesso li possiamo usare, visto che abbiamo il teletrasporto. E togliti dal kite! Salve. Ai! Morte abbastanza stupida. Mi sono fermato lì senza motivo. Beh, potenziamo l'Estus. CR Watch. Ne ho solo una, vero? Sì. Ah no? Ah, ne avevo due. Madonna, ma... Ah, ma non gli ho portato manco quella di... Di quell'ana. Me l'ero dimenticata. Grandissimo. Ah, il Signore degli Anelli fa il Watch. Vabbè, ma il Signore degli Anelli, signori, cioè... È una Bibbia. Sì, sì, Nito, il problema sono gli scheletrini, non sono... non è lui. Mi ricordavo sta cosa, però... Visto com'è strana sta run e come mi stanno sorprendendo i nemici con l'agro... Non era strano che morissi in qualche malo modo, ecco. Più altro mi devo ricordare dove ci si butta per arrivare velocemente da Nito. Non è così scontato che me lo ricordi, eh? Tra l'altro dobbiamo fare le catacombe dei giganti pure. Senza Lucina ora. Io non mi ricordo un cazzo. Si vola. Non ho manco fatto ancora coso la... Come si chiama quello scarsone? Allora... Uno. Bevo. Esplodi. E due, se non ricordo male. Esatto. Benissimo. Salve. Lei non è molto ben gradito. Lei dice: qua mi fanno una cutuletta, me ne vado. Vabbè, non ci serve in realtà. Posso buttarmi direttamente. Me ne ero di... Ma cazzo, però, appena atterrato è proprio da stronzi, eh? Dai, toglietevi, ci mancate solo voi. Whip! Glu glu glu! E si va via. Ah,
Girandola, non mi ricordavo il nome. Madonna, è quella la barda del Cavaliere Nero, come funzioni? Mancatissimo. Bisciotto? Mancatissimo? Voglio bisciottarlo, dai! Non ho capito. Perché non è morto? Va bene, cioè... Dammi la maschera figa. Dammi la maschera figa. Della madre è quella più scarsa? Incrementa leggermente i punti vita, è quella più scarsa. C'era quella della stamina, quella del peso, ma è andata quella più scarsa. Vabbè, oh, non poteva andare tutto di culo, voglio dire. Ma poi è abbastanza forte, non ricordo, sapete? Direi di no. Anche perché li aumenta di veramente poco. Non butto i nemici perché mi trovo molto meglio a giocare schivandoli i nemici. Però, signori, io non me la ricordo la strada. Io la strada non me la ricordo, io al buio come cazzo faccio qui? Che cazzo, signori. Cioè, queste ora sono parti che se tu te le ricordi vai in un'ora e chiudi praticamente i quattro lord. Il problema è che non me li ricordo e quindi diventa un casino. Dovrei recuperare la lanterna uccidendo tutti i tizi, ma non ne ho minimamente la voglia, cioè, ma anche no. Non mi va. Cioè, io non capisco. La chat di YouTube su... La chat di YouTube... sul cellulare è una merda perché tu c'hai il simbolino dell'emoticon proprio nell'ultimo messaggio e io non lo leggo. YouTube di merda. Cioè, ah, la più scarsa dice quella. Io preferisco in realtà quella del padre. Sì, è 5% in più di peso, lo so, però quel 5% in più di peso spesso ti permette di mettere un'armatura più forte, quindi l'anello di Evel chiaro ed è equipaggiato, come vedi. Però questo è un elmo, è l'unico che ti dà quel tipo di buff, quindi sarebbe stato molto meglio. Chiaro, l'anello di Evel dà un incremento al peso enorme. Anche l'anello della protezione, che è l'anello migliore del gioco, non per nulla se lo togli, non lo puoi più rimettere perché si distrugge. Allora... Dove devo seguire le lucine in realtà, se non ricordo male, per la prima parte. Poi dovevi sempre mantenere la destra. Oh Giuda, imbecilli. Ma perché io faccio queste cose? Ma andiamocene. Perché dobbiamo soffrire? L'anello della protezione è migliore dell'anello della benedizione? Ah, scusami, l'anello della protezione è questo. Sì, certo, sì, sono i due anelli migliori, sì, sì. Pensavo alla protezione d'acciaio, che è quello che aumenta di 50 la difesa, infatti dicevo no. Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Nettamente. Ma qui ci sono gli scheletroni. Ok, più o meno mi ricordo. Qui c'è lo scheletrone. Eccolo lì, che carino. E poi dovrebbe essere... Non di qua. Sì. Di qua. E di qua. Ok. Ancora. Qui c'è un oggetto sulla destra che non rischio però di prendere perché muoio malissimo. Ah, era lì l'oggetto sulla destra, non lì. Patches di merda. Ma non mi sono avvicinato! Però qui c'è la cosa, la lanterna. Prendi tutti, che facendo un errore in realtà mi sa che ho fatto la cosa migliore del mondo.
Era un oggetto? Ah, sì. E qui l'arma di una mano torna utile. Ok. Non ho capito se Pace è morto cadendo. Bisciotto, ok, ottimo. Cazzo. Madonna, l'R2 ad una mano. Ma non l'ho usata così tanto, Sei d'accordo con chi usa le build magiche? In un Pishon 3 cos'è, scusami? Sì, comunque... Perché? Io sono assolutamente d'accordo con il... Cioè, mi piace molto usare le build forza. Su Dark Souls 1 la build magica è parecchio debole, secondo me. Dark Souls 3 un po' Dark Souls 2 un po' meglio. Dark Souls 3 sicuramente riesce a farci le build carine. Io di qui mi ricordo che c'era un falò, ma non ricordo dove, signori. Non mi ricordo un cazzo, porco di cuore. Era di qua il falò? Ah, era di qua, mi sa. Sì, sì. Zi. Ma tu? Perché? Ok, ci riposiamo così. Ecco, c'ho anche qualche livellino, mi sa. Bene. Siamo tutti felici e contenti. Posso migliorare qualcosina? No, nettamente no. Ho anche la lanterna, c'è da dire, quindi sarebbe da riprovare, ma vabbè. Dov'era la scala? Eccola qui. A perla oscura sciotta i boss. Non... Tu sei un pezzo di merda e devi solo morire. Tanto davo a 4 umanità, oh, che sono 4 refull della vita, se ci pensi. Allora, ora qui si dovrebbe sempre mantenere la destra. Ma complimenti al tracking, devo dire, eh. Fa magia il tracking ormai, eh. Troppo poco st'aria. Mi ricordo veramente troppo poco e faccio troppa fatica. Allora, facciamo anche una cosa. Perché ora questo ti porta fino a Nito, sto falò. Quindi, uno. E due. Vorrei togliere il minito dalle balle, onestamente, tipo subito. È abbastanza rapido rispetto a tanti altri. Allora, non mi devo fare prendere dal cane di merda perché sennò ti blocca. Ok. Mie. Mi pare di sì. Sì, ottimo. No. Sì, no. Sì, non ricordo. Ah, eccolo. Addio. A volo d'angelo proprio. Cos'è sto robo che non ricordo? Ma vaffa. Non mi chiudete. Ok. E dovremmo essere fuori pericolo una volta che, no? Sì, da qui. E poi... Da qui. Ed eccoci qua. Dobbiamo fare. Non ho posato. Non ho posato il ricettacolo. Dai. Sì.
Minchia, oh, con calma, buongiorno, sì, sempre io quando mi alzo la mattina, però sempre io, sempre me, magari. Ormai il mio italiano è morto da tempo. Sì, sei un grande, sei un grande. Buono. Meno male che quello è in teletrasporto. Me lo ricordavo, non ho bestemmiato perché me lo ricordavo che era in teletrasporto. Diablo 4 l'ho iniziato, che l'hanno messo su Game Pass. Lo sto appunto giocando insieme alla mia ragazza. E tanta roba, tanta roba. Non capisco tutte le critiche che si è beccato al momento. È semplicemente un Diablo, diciamo, quando è uscito. È semplicemente un Diablo, come tutti i Diablo. E non sono io un fan storico della serie. Ho giocato per pochissimo Diablo 2, ero molto piccolo. E ho praticamente divorato Diablo 3 giocandolo varie volte. E Diablo 4 secondo me è veramente molto carino, con la sua funzione da MMO, tra l'altro, dove, oddio, sono livello 20 mi pare, quindi sono ancora all'inizio, però mi sta già dando dei buoni feels, è molto molto carino. Sono d'accordo, Ciao, ciao Raffaele. Ciao, alla prossima. No, l'eroe non cagare il cazzo. Fatti gli affari tuoi, che mi faccio i miei. Io giro per la mia strada. Mi scusi, lei è d'intralcio. Mi sa che c'è anche chi ti chiude. Non ricordo, ecco, tipo lui. È stato così gentile, io ne approfitto. Si è tolto con totale tranquillità. Tanti scheletri. Oh no, tanti girandola. No, porco. Questa cosa non doveva succedere. Come siete carini. Madonna, che va super schivata. Scusi, spoglia i maroni. Quella era una lastra. Scusa, ho sto dubbio. È morto l'eroe. Anima di un eroe, ok. È morto male, ma ha regalato tipo 21.000 anime. Va bene. Excuse moi. Ho dato pure una maschietta Estus in più. L'eroe. Stavo per morire. Bene, è venuto il momento di ripristinare la stamina. Bravissimo. Ragazzi, non ho equilibrio. Non ho equilibrio. Mi massacrano. Non ho equilibrio, cazzo. Mi massacrano. Non posso fare un cazzo con una build del genere senza equilibrio. Non ho equilibrio, è terribile. Cioè, ha delle buone difese, ma ti massacrano, basta che ti toccano. Ho rotto i maroni. Siamo in Mythroll. Siamo in Fatroll. Siamo in Mydro. Va benissimo. Questo equilibrio? Non ricordo. 8. Siamo sempre in Mydro e va benissimo, signori. Cioè, andiamo di mezzo tencone. Ho un'arma della Madonna che non posso sfruttare al massimo perché mi stannano. Inciampata solo, sì, praticamente sì. Si fa male quando becca un sassolino a terra, cioè è grave sta cosa. Mi sono rotto i maroni, per non parlare che chiaramente questa come resistenza. Credo anche di aver sbagliato a fare nido per primo, perché è veramente tosta. Ma va bene.
Dai. Dai. Ho bloccato anche l'attacco cattivo del cane scheletro, Probabilmente sono i nemici più forti del gioco, quelli comuni. Molto probabilmente. Tunnel. Ok, la strada ormai la faccio anche abbastanza velocemente, però... Dai, così dovrebbe andare molto meglio, spero. E quanti ha? Ma cosa? Ah, la lanterna del teschio. Ho detto, ma che cazzo è? Madonna, povera lucertola. Ti devi scintillare, mi sarei risparmiato 16.000 anima. Non ce l'avrei avuto al P5 in questo momento. Scusi. Si toglierà nuovamente davanti? Comunque ho perso 21.000 anime facendo quella morte imbecille. Ok. Schivo tutto. Ancora lui. Colga dei maroni. Ancora lui. Ancora lui. Sono incastrato nel legno, ma la nebbia non ammette repliche. Non dovrebbe essere col peso, vero? Ok. Vuol dire, non mi dire che sono morto perché mi sono buttato. Dove sono i due scheletrini magici che ora li faccio a cudoletta? Ecco. Cioè, questo attacco me l'avrebbe bloccato. Siamo tutti e due, Nito! Signori, cioè, c'era bisogno? Lo sterello, Cos'è questa? Cos'è questa che non mi ricordo? L'ha presa! Con la manina cattiva. Perché non l'ha preso? Fa cose brutte. Però lì ci sono gli scheletri giganti e io non ne voglio sapere un cazzo in realtà di quelli. No, La presina no! Che hai fatto? Ma non mi hai fatto niente? Lui! Cos'è che mi ha massacrato? Vabbè. E mo? Ah! Grazie, Nito. Approfittiamone ora. E addio! Buona. Questa è stata molto RPG, E con l'equipaggiamento classico mi avrebbe spaccato. Ok. E uno l'abbiamo fatto. Bene. Andamila animoz. Mi butto tutte su stamina. Così facendo vediamo se sono ancora in Mydrol. 4, ok. Ma proviamo d'argento? Quindi 4? No. Buona. E ora abbiamo un buon equilibrio. Bene. Fatemi pensare ora. I prossimi potrebbero benissimo essere i 4 re. E ci andiamo a fare i 4 re ora che ci penso. Compriamo il robino di Sif. Andiamo a fare Sif. Al super volo, che crollerà praticamente con questo equipaggiamento.
e poi tocca a loro. E i due, secondo me, più veloci li abbiamo fatti. Poi ci sono quelli un po' più lunghetti, però. Che in realtà, Sith, se vai veloce, fai il percorso velocemente, a Norlomb. Ah, però abbiamo tolto il teletrasporto vicino, quindi è un po' più lunga. Bah, sì, dai, si fanno, questo è un gran problema, secondo me. Mettila. Più che altro mi preoccupa che io non ho preso nulla per la maledizione. E non avere l'anello della maledizione probabilmente mi ucciderà. E io spero mi uccidano i danni più che la maledizione, perché diventa un bel casino essere maledetti poi. Farebbe perdere una quantità industriale di tempo. Io ce le ho abbastanza anime. Ah, ma c'ho ancora l'anima di Quelag. È l'anima dell'eroe che dovremmo tranquillamente arrivarci così. Benissimo. Salve. Come la va? Dov'è? Gentilissimo. Oi. Però io potrei anche togliere l'equipaggiamento super giga pesante mentre scappo. Madonna, che pelo. Accuduletta proprio. Accuduletta malissimo. Uppa! Madonna. Un grande samurai. Yoshin Riccardo. L'ho visto. L'ho visto. Quanto siamo lenti. Tanto devo solo correre per ora, cioè, signori, non devo fare niente. Apriti tetamo. Grandissimo. Qui è la zona di farm per eccellenza. E noi non useremo. Ma si è sbloccato in modo molto strano. Lo rivedrò. Cioè, era tipo bloccato. Ha scattato tantissimo e si è spostato alla velocità della luce. Bella. Beh, ma mi stanno inseguendo fino alla morte. Di pazienza, stai calmino. Zan 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 zan. Zan 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 zan. Zan 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 zan. Sembra il caso, sì, essere così aggressivo. Sif. Zoppichiamo, Sif? Eh? No? Fai non zoppicare. No. E quindi? Posso vederti zoppicare? Guarda. Facciamo meno i coglioni. Non ne vale la pena. Non so perché non sta zoppicando. Dovrebbe essere una barra e mezzo, no? Forse è una barra. Diciamo meno i cretini, che non c'ho voglia di rifarmi tutta la zona.
Oh sì, perché sì. 40.000 anime da Vasif? Porco ciuda. Punto stamina 30 e vitalità 30, come app. E andiamo dai nostri grandissimi 4 re. Devo acquistare altro, quindi in realtà portiamolo a 30. Molto molto contento di sta build. Allora, 4 re fantasmi. Zan 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 zan. Ma sei io? Giusto, perché sono abbastanza certo che l'armatura soltanto spacca i culi su tutto. Ma c'è anche da dire che a me l'arma non serve, in realtà, per ora. Perché la labarda del cavaliere nero è bella pesantuccia, Già così dovremmo avere una resistenza della Madonna e l'arma non mi serve. Mi appesantisce solo un casino. Siamo bellissimi. Siamo veramente bellissimi. Un insieme di cose messe a caso. Unico e raro. Attivato. Non si vede mai per quel tempo. Wii, wii. Cioè, questo è proprio il set da Rush. Cioè... quasi! Cazzo, non ricordo ancora quando sta zona andava a 10 frame. Tanto live è a 30 perché non volevo abbassarne la qualità e buttarla a 60, però... tanto con Dark Souls non c'è tutta questa differenza tra 30 e 60. Ok, cerchiamo di rusharla. I fantasmi sono stronzi. Ma ce la dovrei fare. Vieni, vieni, vieni. Passo, passo. No, vai. Madonna, però fanno comunque male, Pensavo molto meno male, devo dire. Salve, quanti belli amici. Amici trasparenti. Amici invisibili. Bevo, non si sa mai. Dice, non c'è bisogno, Non lo sai, non lo sai. Mi sono sbagliato. Ecco. Fantastico. Ho sbagliato strada, davvero? E qui vicino la stronza, la sento urlare. Ma, ci siamo. Ma basta certo che sia di qua, sta... Ma dai! È di qua, no? Sì. Perché avevo sbagliato strada? No. No, sì. È tosta, signori, È tosta perché non lo tocco da troppo tempo e... cioè, non mi ricordavo manco come andare a prendere la chiave della chiusa e ci rendiamo con la strada. Era sinistra, sinistra, vabbè. Dai. Ok. Tra l'altro non vorrei dire, ma mi stannano. Pensavo non mi stannassero. Così.
E quindi è abbastanza inutile in realtà mettersi baldati in questo modo. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto. Mi è andata bene quando si è rialzato, eh. Mi è andata veramente bene. Bevo, ce lo dovrei fare. Salve, quanto è carino lei. Ah, vero che non ci manco la nebbia ormai. Allora, uno, due, sinistra, e qua m'ero fregato. Ma che ti urli, ma stai calma. Sali, sali, sali. Sali, sali. Madonna, ce l'abbiamo fatta? Cazzo, che culo. Ciao, mon amour. Mon ami. Grazie, gentilissimo. E ora là come ci scendo? Io come ci parlo lì, scusami. Ora lui. Salve. Vabbè, signori, però. Avete pazienza. Ok. Ce l'abbiamo? No, no! Ma che cosa mi ha colpito? Cristo! Torniamo a Zen, eh? Se no poi la mia personcina arriva alle stelle e poi chi ci parla con la mia personcina? Poi mi vengono i colpetti al cuore. No! Pure qui. Quando è una rush? No, è così. Abbiamo la chiave, quindi dovremmo già arrivare alla chiusa direttamente. Bene. Io sono già pronto ad andare in Super Fat Troll contro i quattro re, perché non ho voglia di schivare i loro attacchi di merda. Quindi Fat Troll a motore. Ma avete rotto il cazzo, fantasmi di merda. Ma avete veramente rotto il cazzo. Cioè, mi state veramente facendo incazzare tanto. Ma non siete mai stati così stronzi da quando gioco sto titolo. A breve vi metto la maledizione transitoria e vi stermino, porco Giuda. Avete rotto i coglioni. Dai, vieni tu. Vieni, vieni, vieni. Oh. Mi piace che non li puoi attaccare, però fisicamente ti bloccano. Perché? Signori della From, spiegatemi sta cosa gentilmente. Perché? Ma per cosa mi ha colpito prima? Ora io devo fare pure il saltino della merda qui, che odio sempre. Perché spesso va anche a culo. Finisci. No, ho sbagliato lato. Minchia, ma li sto odiando, Cristo. Ma poi non se ne stanno più andando, si stronzi. Ce l'abbiamo fatta, oh. Ce l'abbiamo fatta. Non ricordo male, non si muore, vero? Viverne blu a posto. Ok, ora però qui avere la labardina schifo non fa. Ma io non lo so, ragazzi, non ho un secondo di pausa e sto gioco di merda. Va bene, mi tolgo. Qualcuno qui mi pare che era più avanti, il Dark Lord, come cazzo si chiamano. Ma vai da
anche abbastanza bene come... Siamo in midroll. Ricordavo fosse così tanto un problema l'equilibrio in questo gioco, onestamente. Ma siamo messi mentre siamo in una zona 6? Allora... Vabbè, per ora andiamo belli spediti verso i 4-3. Poi fat troll full level e ci togliamo il pensiero. Dovrebbe essere di qua. Mi ricordo poco la strada qui però. Vediamo. Dovrebbe tornare utile in qualche modo. Che è questo effetto? Che cazzo era quel movimento ondulatorio là? Ah, di qua, vero. Ok. Tra l'altro, giusto, io devo togliere l'anello di Evil con loro. I fantasmi di merda. I fantasmi di merda. Non mi danno tregua. Ok, va bene. Addio. Ok, dove siete? Non ricordo mai. Provato. E si va così, senza paura, Cristo. Senza paura. E senza vergogna. Dov'è l'altro? Damina? Dov'è l'altro? Minchia, siamo stati così veloci. Ah, salve. Cioè... Ma... Bravissimo. No, te l'ho quasi schivato del tutto. Non mi conviene, mi conviene alzare lo scudo allora. Buono. Li ho sempre odiati, sono probabilmente la mia nemesi. Riesco a buttarli giù veramente solo facendo lo stronzo con le armature. Perché sono veramente tosti. Dai, dai, curati. Sempre stati toschi per me. Però rimanendogli vicino. Buono, buono, dai. Vai, 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 vai. Vabbè, oh, è più distante, amico mio. Cos'è sta cosa? Ma che mai io scopro mosse nuove oggi su... vabbè. La schivata con il fatto... poteva andare sempre bene. Dai, dai, ultimo colpo. Buona. Buona, buona, buona. Buona. Dov'è il falò? Eccolo. Buona. Good, good, good. Vitalità, dai. E ora Enor Londo. Ah, forse no, il teletrasporto sul falò te lo fa fare, non ti fa teletrasportare da lì. Esatto. Ok, mettiamoci nuovamente in anello di level. Siamo sempre in fatto sul level. Ok,
Ma così già siamo al mid, oddio. Me lo tengo in realtà il mid del level. Vero, bellissima la schivata in fatto, oddio. Si lancia a peso morto, a sacco di patate. Non c'è nulla che mi serve, mi pare, in quei forzieri, quindi posso andare abbastanza spedito e rapido. Ho ancora la lanterna, vero? Non so se magari riesco a mettere la lanterna, mi bloccava. No, nettamente no. E sono meglio i guanti? Beh, oddio, l'elmo diminuisce veramente di poco. Infatti, lo risolviamo molto. Vabbè. Anche i gambali, eh? No, da fare ulteriori prove. Sta zona la vedo buissima, per esempio. E immagino anche lì sia da buissima questa. È la conseguenza di aver ucciso la dea. La falsa dea. Ah, me li ha ricaricate le fischiette comunque. Ok. Pensavo di riuscire a pararlo. Dai, non perdo tempo con i cinghialotti, che onestamente... La... Sto calmino, eh? Stiamo calmi! Ancora! Dai, signori, ma davvero? Poi devi prendere pure da dietro, sti stronzi. Il problema è che il teletrasporto è quello degli archivi del Duca. Cioè, se muoio, io andavo lì. Che brutta vita, ragazzi. La strada c'era da fare da qui. Bel po'. No, 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 no. Mi serve quel teletrasporto. Era sparito. Cazzato quello? Allora, non ho aggro, quindi dovrei riuscire ad accendere il falò se non si gira. Non è vero. Qualcuno sta per entrare una suppostona in forma di lancia nel culo. Ma non a lui. Vorrei prendere alle spalle, però hai rotto il cazzo. Dai, porco! Ma io non ho! Allora, fermi tutti, è successa una cosa molto strana. Io... Però ha senso, ed è incredibile che ci abbiano pensato. Io non ho il patto d'Artorias perché l'avevo tolto arrivata qui, ma avevo il respawn ancora nell'abisso, non essendomi seduto in nessun altro falò. Quindi mi ha fatto respawnare nell'abisso, ma non mi ha ucciso, anche se non avevo un anello del patto di Artorias. Perché sennò sarei stato in una morte continua, in un loop infinito. Spettacolo! Spettacolo, non lo sapevo sta roba. Allora, io vorrei procedere con Sit, per favore. Già è abbastanza lungo di suo, lo devi incontrare due volte, già mi hai rotto i maroni. Voglio dire. Allora. Vabbè, ho capito che ti devo uccidere. Perché? Perché non gli fai il cazzo di backstab? E via uno. Ne hanno pensate tutte.
Non frontale. Frontale sei cattivo, te. Vaffanculo. Ok. Ce la facciamo? Per quanti e... sono uguali, quindi almeno così è più carino. Non so se riesco a mettere un elmo decente in fast roll. No. Qualcosa che abbia equilibrio però, signori. No. Va bene, dai, mi accontento. E anche figo, devo dire. Devo dire che così è molto figo. Fa molto di necromante. Io con, non posso giocare col, col Fat Roll, non ce la faccio. Beh, guarda quel ballerino là. Mo arrivo, eh. No, il tavolo non è distruttibile con la capriola. Vaffa sto cazzo. Quello era un itch. Beh, sto sembrando tortolino amoroso. Togliti, porco Giuda. Vai. Ora qui c'è uno shortcut e praticamente ti fa saltare tutto sit e ti fa andare direttamente da lui. Ma io non sono mai riuscito a farlo, quindi evito di farlo. Anche perché se non lo riesci a fare muori. Quindi facciamo che andiamo legit dalle prigioni e via. Anche perché mi sa che impiego più tempo a fare lo shortcut che altro. Molto utile il tuo... tuo fight, devo dire. No, mancatissima. Pesissima. Allora, allora, io non voglio prendere la maledizione, che vuol dire che non devo avere protezione di nessun tipo. Ci proviamo. 12.000 anime sono sacrificabili. Bah, sì, dai. Dai, giovane, entro oggi. Ricordo se stanno tipo sotto di lui, muoio prima. No, non mi vale dire. Non mi vale. Oh, cazzo! Quel cretino, porco Giuda. Mancate solo voi, guardate. Bene, ora posso... no, attiva, attiva. Ora posso pure morire. Detto fatto, eh. Bene. Il grosso problema della maledizione qui è che per toglierla devi farti un bel pezzo di gioco senza poterla rimuovere. Io ora ho delle anime per sé. Due maroni, ragazzi.
L'ho aperto. Ma porco Giuda, raga. Cioè, mi sto rompendo i coglioni. Proprio tanto. L'ho aperto. Perché devo riaprirlo? L'ho aperto. Avete rotto tutto il cazzo. Avete veramente rotto tutto il cazzo. E silenzio. Quasi rilassante. Cretine. Scusami, ma non serviva soltanto aprire e disattivare tipo... Ah no, forse la chiave era lì. E la chiave era lì da quei cretini. Ok. Non so se mi riporta già in cima. Il tippi tappi dell'omino che scende, sì. Ok. Questa è probabilmente la parte più pallosa di Dark Souls 1. Veramente, sta roba degli archivi mi ha sempre fatto cagare. È lenta. Devi fare avanti e indietro, è inutile. Ah, ora abbiamo la chiave. Devi togliere la maledizione, ora è un casino. Ora chi ce l'ha? Il tizio lì dai gargoyle. Cioè devo andare dai gargoyle. Dai, dai, su, su. Balla, balla sta minchia. Poi mi pare che qua respawnano. Allora, se mi ammazzi con la magia di merda da 18.000 km, giuro che veramente smondo il mondo. No, ma perché non riesco a distruggere le sedie con la... Allora, posto più vicino. Beh, a Norlondo credo per arrivare dai gargoyle, sì. Vediamo sta maledizione di merda. No, che cazzo dico a Norlondo? No, che cazzo ho fatto? Dai, riportami in un falò, dimmi che non mi riporti qui. Oh, meno male. Santuario delle Gambe del Fuoco. Ciao. Tu ancora sei vivo? Perché tu ancora sei vivo, scusami? Anche tu sei ancora vivo. Però poi te mi fai spawnare gli amici. No, no, rimani lì, guarda. Devo comprare anche qualche osso di ritorno, così nel caso in cui. Ah vabbè, sei messo in modalità per io ti lascio. Stai inseguendo?
Sei pazzo? Che cazzo ti permetti? Cioè veramente sti minchioni ti fanno sto danno con l'armatura di Evil? Con un pezzo dell'armatura, per carità, però. È un po' una cagata il moveset di quest'arma comunque. Cioè è figo a vedere, ma è poco efficace. Cazzo, una debolezza devono dargliela, per carità. Però veramente missi molti attacchi. Io non porterei su manco più vitalità ormai. Porterei su stamina in realtà ancora. Piuttosto. Allo! Sì, sì, lo so chi sei. Mi chiedi a soluzione. Che senso 29.000? Per guarire una maledizione? Di pazzo? Come la pietra purificante? E perché dovrei... Hai pure le... No. Hai pure l'indossare di ritorno, dov'ero? Buona. Done. Via. Ok. Andiamo dal... Aspetta, questo tanto... Qui. Era quello... Il falò che ti porta a Sith, quindi l'ultimo falò, comunque. Diamogli più 5 Estus. Andiamo. Li ho visti, eh? Scusatemi, io dovrei passare, però. Che palle che non perdono fisicità finché proprio non crollano a terra. Salve. Così. Dov'è la di qua? Nope. Mi devo ricordare ora la strada, però, signori. Non è così scontato che me la ricordi. Ah no, qua siamo all'ingresso. Non ho ucciso. Ok, andiamo così. Vediamo un po' l'aria. Perché la strada non me la ricordo manco per il cazzo. Bravissimi. No. Dove cazzo era la strada? Devo salire ancora? Mi sto perdendo in malo modo. Sì, dovevo salire ancora. Qua era a destra. No. Ah, è lì, centrale. Ok. Arma fortissima comunque, che ha tantissimo... Ridisegnato la run, eh. Cioè, se non l'avessi ottenuta avrei impiegato molto più tempo probabilmente per andare avanti. L'arma è veramente, veramente OP. È estremamente OP. Ok. E da qui dove cazzo era? Di là, ok. Ti butti a sinistra. Meno male che ho ancora qualche ricordo. Ok. E da qui. Mi scende di qua. Addio. Ah, vabbè. Ok, bene. Salve. Qua scendo. Che pelo. Tira sta leva, che questo è uno shortcut da Dio. E qui siamo alla libreria dove c'è il falò. Facciamo che andiamo avanti diretto, dai. Non
penso Sith mi causerà tutti questi problemi. Onestamente dovrei ricaricare per 10 Estus, ecco. Dovrei andare abbastanza snello e veloce da lui. Se non ci si fissa che gli si vuol tagliare la coda, e non mi ci fisserò, è anche abbastanza easy come boss. Devo ricordare però il tragitto da fare per non morire male ora. Tragitto invisibile. Vediamo, vediamo come va. Là. Ora lui? Ora lui! Con il dribbling alla Ronaldinho Gaucho! Perché sì? Sono offline, quindi quello è un messaggio del gioco? Ah, davvero? Ah, hanno aggiunto sta roba nel remake pure, nel remastered. Ok. Lo fa veramente male se ti becca, me lo ricordo. Non ricordo perché costava di più la soluzione. Ah, perché tutti gli NPC attaccati o uccisi ti perdonano, non ce l'hanno più con te. Non sono più ostili, ma in realtà li ho uccisi tutti, quindi non capisco perché dovrei chiedere la soluzione. Probabilmente ti conteggia pure quelli che ormai hai ucciso, tipo il loro perdono. Non... Comunque quella morte anche no, eh. Quella morte da geodata sminchiati anche no. Ecco, io tempo fa provai a fare anche la not death su Dark Souls 1, ma Dark Souls 1 ha così tante varianti e ha così tanti problemi di geodata, di pattern dei nemici, cioè tu non riesci ad attivargli l'attacco che vuoi facendo il movimento, come per esempio avviene in Dark Souls 2, che sono riuscito a farla infatti, ma Dark Souls 1 è proprio molto casuale in tante cose ed è veramente tosta fare la not death su Dark Souls 1. C'è chiaramente chi l'ha fatta, complimenti a loro. Io perché sono andato qui, la strada più lunga, però è tostissima per sta questione, che è veramente una cosa totalmente random, cioè slittatina, eh sì, malissimo pure. Non le voglio costruire, mi stavo, vedi, cioè le geodata fanno veramente, geodata fanno veramente cagare st'aria, quindi devi finire a sto punto qui. Atto. E poi, se non ricordo male, era di qua, giusto? No, è mica la strada, ragazzi. Non ho proprio memoria io di della strada da fare qui. Forse era a metà, non fino in fondo. Dai, che poi siamo da Sith dopo quella cosa. Ci manca solo quella del Caos e Gwyn, che va bene, una volata, sono 5 minuti arrivare da lui e ucciderti. La quella del Caos però ancora c'è un bel po' di strada da fare, cazzo. È proprio più lungo. Insieme a lui, insieme a Sith, che abbiamo quasi finito. Pensavo di chiudere in 3 ore di live, probabilmente me ne serviranno 4. Purtroppo i miei ricordi erano un po' offuscati. Ho anche perso del tempo a ingranare, c'è da dire. Sono morto in cose stupide all'inizio. Io che vado fino a lì, perché non mi butto già qui? Perché mi tolgo metà vita, ecco perché non lo facevo mai. Devo vedere dove i fiocchetti di neve si fermavano. Forse anche qui c'era il tragitto? Qui c'era anche qui il tragitto. Ma infatti, ma perché faccio sempre quella stronzata? Sì. Ah no, ma questa è proprio un'altra... Dai, Cristo! Cristo! Non posso morire di ciò. Non mi ricordo la strada, porco Giuda! Mi devo andare a vedere lì, cazzo di fiocchi di neve, da dove cadono. Vai a cagare.
poi la culla del caos, dove cazzo si ci arrivava che ho il vuoto totale per arrivare da lei? Ah, da quella, ok. Da quella, la lava l'abbiamo già tolta, quindi c'è soltanto il demone di fuoco, il demone bipede e poi c'è la culla del caos in realtà, dai, non... non dovrebbe essere lunghissima in realtà, dai. Non vorrei, più che altro non è un problema, cioè mi sto facendo queste pippe mentali sulla lunghezza della live, perché non vorrei che venisse poi, per chi la vuole recuperare, un mattone di 4 ore, che già lo diventerà probabilmente, però... E la vi... Allora, qui è dritto ed è questa la strada da fare, ok? Me lo ricordo. Poi, qui! Io mi ricordo, c'erano in fondo due cristalli... Ah, è di là? No. Mi pare fosse di qua, ma che cazzo. Signori, non ricordo, giuro, proprio... No, ma non è di qua la strada, mi sa. Non è di qua. È verso il tizio dorato. Sto qui a destra. Mi devo buttare. E poi da lì. Perché quelli sono due punti diversi, non è lo stesso punto. Ti butti da qui. Fatto. Cosa c'è scritto, tipo? Caduta imminente, ok. Manchi solo tu. Quello è caduto, malissimo pure. Ok. Questa? No. E lì, si fermano. Oh Gesù. Non è sicuramente di qua, quello è per prendere delle lucertole, se non ricordo male. Non mi dovevo buttare! In realtà il punto è uguale, dai! Ok, me lo sono ricordato però, non ti dovevi buttare ma dovevi procedere dritto, dai cazzo, però non posso perdere un quarto d'ora dietro sta roba. Sol di merda. Poi c'è pure quella culla di merda ora da fare. Vedo l'ora. Siamo senza arco, tra l'altro. Vabbè, dai, mi sono ricordato il percorso. Ecco, la bellezza dei video, ecco perché adoro i video e un po' meno le live, perché questi punti morti voi non li avreste visti. E rende tutto molto più fruibile, secondo me. Madonna. La live è una rottura di maroni per sta roba. Mi ricordo le prime volte che arrivai qui, io non avevo manco internet a casa, rimasi bloccato tantissimo a questo punto, non capivo che cazzo fare. Ah, quelli tra l'altro erano mob unici. Non recupererò le anime perché mi rompo il cazzo a scendere. Ed è di qua. E non ti devi buttare, ma devi andare dritto. Di là. Tra l'altro mi sembra anche che hanno reso un po' più cattivo la riconoscibilità della neve dove cade qui. Però ti hanno messo i messaggi, che in realtà ti danno un enorme aiuto e probabilmente non avrebbero fatto bloccare quella prima volta. Dai, signori.
Vogliamo farla per una volta come andrebbe fatta sta strada? Allora, uno. Due maroni sta parte. Cioè, ripeto, Sit veramente mi è sempre stato sul culo tantissimo. E slitto, perché slitto a cadere? Cioè, è proprio fatta male sta parte, secondo me. Verso di là. Ora l'ho visto il punto, perché è stato il triangolino qua sporgente che devi beccare. Ah, ok, dai, ce l'abbiamo. Qui dovrebbe esserci le cozze di merda. E ti danno le titaniti scintillanti. E anche le pietre quelle della maledizione per rimuoverla se non li vuoi comprare. Ah, vero che ora entrano, però. Oh, cazzo, sono vicino alla cosa, vero? Sì. Ok, sì, in realtà è un merdone. Ma! Perché ci sei tu? Ma mi stai rompendo i maroni più la conchiglia che Sith! Ah, io, ma la togli? La uccidi? Retina. No. No. Addio. Oh, hai rotto il cazzo, È da 25 minuti che sono a sto punto. Mi manca così poco ormai, ragazzi, cioè veramente mi sto bloccando nel penultimo scoglio, perché qui non è uno scoglio è un passatempo. Credo che sia dopo la parte iniziale, la parte, no, prima anche della parte iniziale. La parte dove ho perso più tempo, questa. È veramente un peccato, perché la run stava andando molto molto bene e stava andando abbastanza sciolta. In realtà principalmente ho perso a trovare il percorso qui, che non mi ricordavo dove cazzo dovevo andare. Allora, è verso quel coso, ok. Resistenza a maledizione, più che altro. Ma cazzo, ma più che altro sono veramente leggerino io con le difese. Devo aumentare ancora stamina. Non posso girare con così poca difesa. Oddio, in realtà i boss che rompono il cazzo per le difese ormai li abbiamo praticamente sciolti. Cioè c'è solo il demone centipede, che è il demone di fuoco dopo Sith. Anche perché la culla del caos non ti serve mica la difesa. Ma cazzo, devo distruggere il cristallo di merda. E c'hai pure ragione. Però se c'ho delle anime utili. 2000.
casino, sì. Pare il caso? Che cazzo stai facendo? Oh! Ma stai calmo. Sit. Facendo. Un'altra volta ecco, te lo do e qua mi sembra abbastanza peluccio, eh. No, maledizione no! Maledizione no! Ma che è? Ma è diventato forte improvvisamente, ma che cazzo? Coglione. 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 Dov'è il mio falò? Dov'è il mio magic falò? Non è la vita il problema. Il problema è che non posso indossare un cazzo. Per coglioni. Ok, dai, almeno. Non è granché, però... Boh, 12 di esempio. Va bene. Quindi, Quelag... ho distrutto il rubino vicino a lei, quindi mi tocca fare tutta la strada. Mi tocca. Bene. Io non posso livellare... Direi di sì, un altro livellino lo facciamo, no? Invece di buttare ste anime così a cazzo. Bene. E chissà se ora riesco a mettere l'armatura invece. O probabilmente. Trentuno. 11 più 12, 23, sì. No, direi meglio. Perché da qui? No, non mi viene... non mi conviene da qui. Mi conviene da... dai fantasmi. C'è una bella spacchinata da fare ora per arrivare dai fantasmi, via. Curiosity. Beh, quindi è equilibrio 28, no? Per dire. Veramente non riesci, però. Va bene così, però. Sei bellissimo, devo dire. Sempre più bello. Tocca alla colletta. E al nostro carissimo Queen. E abbiamo finito. Ho la culla, ora ci divertiamo con i fantastici geodata. Poi io non ho beccato manco un arco con delle frecce, perché sono un cretino, mi bastava prendere dove ho preso il cimerio ondulato. Potevo farlo. Allora, qui è uno, due. Quello mi cade addosso, perché sì. Oditi al cazzo. 3 e 4. Olè. Non si butta? No. Vabbè. Si preserva. Ma... e invece no. Si è buttato il cretino. Vabbè, allaghi.
che c'è bisogno di fare il cretino così. Cioè io non ho nulla manco contro il veleno, signori, ci rendiamo conto come lo sto facendo sta run? Non c'è manco un muschio, vero? No, perché non ho raccolto quello che mi hanno lasciato, il drop delle piante, quindi terrificante. Come la sto giocando è veramente terrificante. Ah, dai, 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 dai. E vabbè, volesto se mi butto perché vaffanculo, mi rompe i maroni a farmi tutte le scale, che so, che è bella lunga, da girare. Ah, ma in realtà forse manco serviva, ma vabbè. Bene. Anche perché mi tolgo il rumore del veleno che è veramente una rottura di maroni. Lo odio. Vai, 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 vai. Scarpinate. Maratone. Là, tutti quei simpatici amici lì in fondo, li lasciamo lì. Guardate che sono bellini. Sembrano dei modellini, delle action figure. Le metterei lì, nel modellino là, nel, sì, nell'espositore là, nella vetrina. Tra l'altro il macete del demone mi pare che sia l'arma veramente più forte di tutti, se non ricordo male. C'è la potenza al massimo e tutto. Non so se arriva più forte di, anche di questa. Quella la barda del cavaliere. Ah, sì. Vabbè. Guarda, tu sparisci dalla mia vista. Non ti fare vedere. Sì, vaffanculo. Che non c'ho minimamente voglia di starti dietro, eh. Ce l'ho dietro? Mi stai scherzando? Ma pure raggiunto! Complimenti! Io te ti dovrei uccidere, vero? Per... come ci posizioniamo qui noi? Anche meno, non facciamo sbrodolino qua, non c'è bisogno. Cosa, qualcosa, bet 1, 2, 3. What do you mean by... is 10 scared because in between 11? Non lo so, non... sì, certo, bet. Because 10 is less than 11. Madonna! Madonna! Mi stavo trascinando giù per fare il cretino. Non c'era bisogno. Aspetta, aspetta, non dovrei essere sponsata io pure. Bene. Ti vedo un po' capriccioso oggi, demone del fuoco, eh? Molto capriccioso. Ti sei chiuso. E non riesco a prendere. Ma ti sei buggato, mi sa, eh? Preferivo un buggato. Arrivo, eh? No, 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 no.
Bene, andiamo avanti. Molto molto velocemente, tra l'altro. Solo 20.000 dava il demone del fuoco, ma davvero? Oh, oh, no, niente, niente, niente. Guardali che sono bellini tutti e tre. Aspetta, aspetta. Triple kill! Lo prendo. Non si sa mai. Ah, salve, te l'avevo schippato, scusa. Complimenti, cioè, oh, non demordere. Complimenti, devo dire. Veramente un grande. Ma dove cazzo era la strada? Di là? No. E di là. E che cazzo. Ah no, ma dovevo scendere. Ho proprio sbagliato strada. Cos'è sta roba? Ah sì. Era... mi son perso. Aspetta. Era sulla destra qui, mi sa. Ah no, bisognava scendere semplicemente. Ok, non salire. Ok, 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 ok. Oh, Madonna, ragazzi. Mi ricordo veramente poca roba. Ok. Noi puntiamo sempre più su stamina, sperando che almeno un paio di quantini. Ah, li possiamo tenere ora, ottimo. Ovviamente non ci spero di mettere un altro pezzo di Evil, però almeno un po' di difesa in più anche agli elementi, cioè. Dai. Era un po' tosta in quel modo. Vai, 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 safe zone, safe zone, safe... merda. Quasi, Allo? Che ma entro oggi, sta cosa cattiva tua. Vieni qua che ti spezzo il braccio. Non è facile però beccarglielo, Che cazzo? Ma come faccio? Ma sono abbastanza certo che lo colpisco pure. Ma vaffanculo però, sì. Dai che ti dico, ormai non ti coglioni. Sì, ha veramente un moveset di merda, sto... Dov'è? Starma però, Poi non si capisce un cazzo con questi mostri senza senso. Dov'era la strada di qua? Quante? Ah, là. Vedo? Sì, così. Ottimo. Ciao, Soler! La stamina breve sopra la vita. E su Dark Souls 1 è veramente quasi impossibile fare una roba del genere.
E qui ci sta ora una bella rasciata. Ah, ne passiamo senza anello di livello, quindi sono pesantissimo. Però non mi voglio denudare. Non diventa complicata. Allora, dov'era che dovevamo arrivare? Allora, Uri di Drago, Uri di Drago 2. Devo bere. Che zona di merda. Che zona di merda. Tra l'altro mi ero dimenticato che un fuoco un po' di danneggia anche con l'anello arancione, quindi dai, dai. Allora, lì non lo svegliamo, magari che si incazza, ho visto, eh. Però si incazza questo, no? Via, 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 via. Ok. Dov'era la strada? Non me la ricordo. Dovrebbe essere una sorta di tronco. Ah, ma tanto qui c'era un falò nascosto da qualche parte. Non ricordo dove, però. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. No, questo era... Ah, beh, questa era l'anima del grande eroe che mi ciuccio tutta, in realtà, in ogni caso. Allora non era da questo lato il falò, ma... No, si va avanti. Non mi ricordo un cazzo. Ah, è quello lì. Dai, 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 dai. Cosa mi sta inseguendo? Io boh. No, non è il lato giusto. Eccolo. Ok. Manco bevo per la... Manco potenzio l'estus per la culla del caos. Tanto è solo un scappa scappa scappa, quindi... Dove l'avevo visto il tronco là? Ah, qua, ok. Siamo pronti a fare 18 miliardi di volte sta strada? C'ho le scarpe di fuoco. Può morire come si piega il piede ogni volta. Io ripeto tanto che non ho le frecce, quindi la parte sinistra della culla del caos io bestemmierò tantissimo, lo so già. Però sto pensando, non ha senso avere anche la alabarda contro di lei. Senso mettere più difesa. Ma manco quello in realtà, perché il suo problema è che ti butta giù. Fa tutti sti danni se ti prende. Da sti cosi meglio non farsi minimamente toccare. Così. Ok. Il polipo di terra. Me l'ho dimenticato di te, amico mio. Me l'ho tantissimo dimenticato di te. Sai che c'è, io ti tocco dei coglioni. Vorrei che poi mi rompi i maroni in qualche modo. E salve boss di merda più inutile del mondo. Cioè, grandissimo culla, grandissimo.
Non ricordo se qua cadeva roba pure. No, forse no. Ah no, era il ritorno che cadeva roba. Parte 1 fatta. Sono tre parti poi. Ma dov'è che collava ora? A chi? Non appare. Che boss di merda, signori. Veramente. Che boss inutile, che boss di merda. Qua mi sembra che era tutta a sinistra. Ma dovrebbe collare. Ok, ci passi? Sì. E paura di blocca la strada, mi pare di arrivare a un certo punto, esatto. Dai, 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 dai. No! Oh. Bene, un se riusciamo a fare quello del caos senza morire, mi sento Gesù Cristo, eh. Come non detto. Va bene, però ho tolto la parte 2. Sono felicissimo perché quella è più cattiva. Ora c'è solo da fare il salto al centro e l'abbiamo chiusa in realtà, Che non è facile comunque, perché ti rompe i coglioni mentre provi a farlo, però. Ci speravo nemmeno di farla senza morire, la quella del caos, onestamente. Sono onesto. Che boss di merda. Dai su. Dai su. Poi mettimi il respawn più vicino, visto quanto è stronzo da fare. Per carità, i nemici non sono dei rompicoglioni. C'è da dirgli questo, cioè sono molto facilmente raggirabili. Cioè basta lasciare, sono nemici lenti. Che non ti vengono incontro, che non ti bloccano. Cioè sei abbastanza tranquillo. Lui forse è quello più rompimaroni tra tutti, ma lo si supera facile. Anche perché io ho sbagliato lato prima da qui, come vedete. Però è così. Ok. Scusate un attimo. Ok, rieccoci, pardon. Dopo un attimo bloccare la live per pochi secondi. Ecco, magari quello che vedrete prima lo taglierò un attimo, così è soltanto stato un cut perché doveva un attimo. Si doveva prendere una cosa dietro e quindi l'ho un attimo bloccato. Allora, noi due. Dai, ragazzi, io non ce la posso fare a fare sto boss di merda ora. Cioè, è un grossissimo problema per me ora sta cosa. Oh. No! Madonna, che culo! Che culo! Oh, vaffanculo. Insetto di merda. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Abbiamo tutti e quattro i lord, quindi andiamo dal Lord Supremo e la chiudiamo. Ok, è stata provante, devo dire. Fammi andare, vai.
Forse poi mi pare se ti butti ti ci porta direttamente, vabbè. Ok. Ed eccoci qui. Bene, 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 bene. Non vorrei essere scaramantico e non fare già i saluti finali, ma è stata una live provante, devo dire. Non pensavo di impiegarci così tanto, ma perché ho fatto tanti errori e ci sta alla fine, ci sta. Non toccavo Dark Souls 1 da veramente un'eternità. Veramente un'eternità non lo toccavo. Quindi ci sta pure. E tosta. Tosta. E è stato bello rigiocarci, in realtà non lo giocavo da tantissimo, mi è piaciuto molto farlo in live. Mi è piaciuto anche conoscere qualcuno di voi, se si è palesato nella live. C'è stata anche gente che non aveva mai scritto un commento che è venuto in live, quindi mi fa veramente piacere questa cosa. E ottimo, ottimo così. Chiaramente le live sono degli speciali, quindi non ci saranno altre live se non per ulteriori futuri speciali sul canale. Questo era lo speciale 1000 iscritti. Ricordo sempre, siete un casino e vi ringrazio veramente tantissimo. E niente, si riprenderà appunto con i video. Ci sarà sempre la solita programmazione, 2 video a settimana con gli short giornalieri. E molto probabilmente sto cercando di introdurre, ora devo capire un attimo come settarlo per bene, un canale Discord, quindi state collegati. Ma soprattutto, signori, tenete d'occhio la sezione community di YouTube, perché la sezione community metto tanta roba bellina. Ho fatto mezzo perri, non ci credo. Oh, tenetela sott'occhio, perché il mio modo per ora di comunicare con voi non usato molti social. Mi dispiace appunto che TikTok me l'abbiano bloccato, ma non capisco perché non riesco a pagare il primo attacco. No signori, scusate, non sbagliavo il Perry, scusate un attimo, perché non mi faceva danno, era proprio come se il primo attacco non mi prendesse. E io lo sapevo che era una sfiga a parlarne prima. Poi per carità, ho perso i tempi di Queen e sicuramente non riesco a fargli mezzo terry adesso. Però magari ci mettiamo anche full level, che tanto sti cazzi, tanto stai lì a fare perry. E niente, chiudo appunto. Dicevo, mi hanno bloccato TikTok, quindi per ora su TikTok non esce nulla. Non so se c'era qualcuno che seguiva principalmente lì. Non erano tanti follow su TikTok, fortunatamente, però portavo una bella fetta di pubblico. Me l'hanno bloccato per con un shadow ban, cioè posso pubblicare, ma vedono i miei video solo gli iscritti, quindi è un po' un casino in realtà. E mi dispiace, perché comunque era un canale che stava crescendo anche lì e va bene così in realtà. Però dai, ci siamo. Siamo tanti. YouTube chiaramente rimane la piattaforma principale. E questa live è stata semplicemente un esperimento. Valuterò poi in base anche ai dati se è stato un successo o un fallimento. Sicuramente mi ha fatto piacere conoscere molti di voi, ecco. Quindi state collegati, sia perché molto probabilmente a breve aprirò il canale Discord e lo sicuramente pubblicizzerò in qualche video, in qualche short, ma principalmente vi ripeto, guardate la sezione community del canale in cui pubblico post, sondaggi per decidere anche cosa fare magari in momenti particolari del canale, come per esempio c'era un post oggi per decidere che giorno fare la live, cioè se oggi o domani. Il sondaggio ha ricevuto soltanto 2 voti, uno su lunedì e uno su domenica, quindi alla fine ho deciso io sono stato un cretino perché non mi sono messo full level. Ecco, ora il Perry è andato a segno, va bene. Tanto l'attacco in salto che è quello più complesso per me. Questa è la presa, non si può perriare. Riesco a fargli il secondo, ma non il primo. Ma non credo si fosse buggato prima. Era stranissimo. Bevi, non si sa mai. Ecco, perché non riesco a perriare questo attacco? Ma tipo a vuoto, è stranissimo. Ah,
sei stato troppo veloce, te lo riconosco. Aspetta che bevo, che non si sa mai, eh. Ecco, ma non lo so, è strano, va bene. Va bene, va bene, va bene, Ludwig. Ma hai pure ucciso una volta, che è grave, ma... Oh, muoiono pure i cavalieri d'argento, i cavalieri neri. Ah, che figata. E quindi qui chiudiamo il tutto. Io sono per chiudere l'era di sti stronzi degli dèi e andare a fanculo e iniziare l'era degli uomini. E va bene così, ragazzi, quindi... Ottimo, sì, un poco meno di 4 ore la live. E mentre scorre il finale, che lo lascio andare, tiene un po' compagnia, ci tengo nuovamente a ringraziarvi, veramente, grazie di tutto. La musica non fa sentire manco le voci dei tizi. Ma va bene, non, va bene, From, non è un problema. Ok, e questo era Dark Souls Remastered per intero. E rieccoci qui. Grazie ancora per tutto il supporto e la fiducia che mi date. Alla prossima, bye bye. Ah, vero che non posso fare il taglio del video? Mi devo andare a stoppare la live.